No, sono ancora ubriaco, cazzo. Cazzo ci fanno queste qua? Sono tutto ubriaco qui, sono tutto ubriaco. Salve. Salve. Come va? Bene. Devo pagare. Chissà. Non so, ti vedo un po' strano, sono ancora sotto effetto alcol dell'ultima serata fatta. Ai 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 ai. La vecchiaia si fa sentire. Venghi, venghi. Immagino che devi pagare le tasse. Eh? Già pagato. Com'è già le pagate? Non si guarda, ma l'ha pagato. Io non mi ricordo che hai pagato le tasse. Infatti mi sembrava strano quello che stavi dicendo. No, io ho pagato, Come le hai pagate? Com'è possibile? Sono un po' confuso da questo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io ho tolto le shaders perché sennò faccio registrando l'albo. Ma chi le ha pagato le tasse? Quanto devi Ma tu sei scemo, mi fai dire, mi dici una cosa e poi non mi fai capire. Stai facendo scemo. Allora, ok. Allora, signorina, vabbè, lei già sa le tasse, quindi già lancia. E Scogna sempre 55, tu 55, sua moglie 55. Ho Allora, pag ha pagato solo comunque. la mia. Oggi guerra no. Aspettate. Oddio, pizza è meglio venerdì. Co così non riesco a concentrarmi per cose più grosse. Sta scammando, non si fidi. Grazie per la sub. Ho i soldi però devo fare i conti. Grazie per la sub. No? E no, 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 non ho mai sentito It's the boy. Non è mai venuto in chat. De niente, figo, sono aggiornato sul server. Ah, ok, dicevo io, ho detto, ma chi è? Era un po' confuso. Grazie comunque. Chi ha pagato queste tasse storte? Io. Signorina, che dobbiamo fare qui? Allora, c'ho i soldi storti, che le devo Hai dire anche io. ragione, tu, in Anche questo. io ho soldi Cioè, storti. Eh beh, dai, lancia questi soldi storti, eh? E mi metto che già avete pagato. Non ce l'ho ancora i soldi, Ah, però. ok, vabbè, la vita è storta, lo sappiamo, ragazzi, cioè, non è nessun problema. Non c'è No. bisogno di aggiungere altro. Se vuole gliela drizzo una vita. No, 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 grazie. Con quello spadone fa un po' Io paura. se la guardo vedo Bad Omen 1.11.41 40 39. Ma che stai dicendo, signorina? Io se la guardo mi dà Ma hai Bad pagato anche Omen. quella di mattina? Ah, Sì, 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 anche se ok. Ti giuro, non ho capito, signorina, veramente, non sto scherzando. Beh, se io la guardo con lì la mod che ha messo che se guardi i blocchi ti dice che blocco è, se la guardo lei mi dà Deoran Red, la vita, l'armatura e poi Bad Omen e tipo un timer. Ah, è malaugurio. Sì, Possiamo essere attaccati come da brutte persone. dire. Oh, ok. Vabbè, non si preoccupi. Signorina, comunque, venerdì, l'avevo pure detto 2 volte, 2 febbraio dovevo operarmi per questa cosa qui. M'ero persa. Se non lo scrive il giorno, mi perdo io. Ma lo sai che posso anche io dimenticarmi, certe cose. No, no, stai tranquilla. Abbiamo fatto una bellissima nuova serie Vanilla che si sono divertiti molto a Beh, vederti potresti fare morire, anche una quindi. bella serie sul mio server nuovo, The Age of Dragons, che è aperto 24 su 24, che sta. Allora, io ho un Che po' in di 2 serie in giorni da questo 5 player siamo periodo. passati più di 20. Vabbè, in questo periodo ho un po' di serie in ballo, quindi Vabbè, decida lei. con Se calma. vuole mai provarlo, può provarlo. Allora, comunque grazie, veramente. Non me l'aspettavo così la sub all'improvviso. Ci serve una serie.
Allora, attualmente tecnicamente abbiamo tutto, però oggi faremo un po' di rammento perché venerdì c'è l'assaggio dell'evento finalmente. Ora che mi sono operato è tutto a posto, non devo stare dietro più ai server. Venerdì si inizia a dare un po' quello che hai in mano. Ercock, se non si fosse capito. Oh, per oggi, allora, in generale. Ma basta, Simo, mamma mia, mamma. E piove nell'altro server, e piove qui, e va, ma che c'è la maledizione delle piogge io? Basta, Gesù Cristo, santo. Ah, che palle. È entrato quel pagliaccio del vescovo? Schiamolo qua, il vescovo, dai. Ciao, ciao. Ma come Ciao, sei come be? stai? Sei bello in tutti e due server. Lo so, sto sentendo il bus. Allora, le tasse le conosci già? Lo so che Sì. ormai dove sono, ti faccio pagare tasse. Ah, ma Scogna, tu c'hai ancora il nome. Ah, vabbè, se c'è Dan dopo te lo leva. Perché vedi, non ce l'abbiamo più noi. Dan ci pensa lui a queste Però io ho il cose. mio nome, 50. ok? 50, sì, bravissimo. Le tue due Ciao, attività. peraltro, a proposito. Dica. Visto che non ho praticamente altri soldi, volevo comprarmi la licenza di ingegnere. Ah, va bene, venga. Quindi, aspetta, non mi ricordo manco il costo. Ah, 200, giusto. 200, vado un attimo a prendere giusto un po' di soldi qui. Aspetta, mi sento molestato. Uè, Duce! Dagger. Mi dica. Ma Scogna sarà il nome. Scogna non era Lo lui. so, poi quando arriva c'è Dan Io sistema voglio lui. il mio nome, ok? No, non lo vorrei. No, Ah, no, no, dipende da quanto arriva, Dan. allora, troppa gente, troppe Dagger. tasse. Ah, dov'è l'altro? Qual è? No! Vabbè, dove fa un cazzo tu, tutto il giorno. Allora, già pagato il tuo fratello, già Ho pagato pagato. anch'io, ho pagato. Non è vero, non mi ha dato niente. Sì, guarda bene. Non c'ho un Pensa io. cazzo. Allora, perché fai schifo? Allora, tasse da pagare, vita ce la vogliamo, entra anche lo stipendio. Allora, togli anche a me e mia moglie, per favore. Rubi lo stipendio? Adoro Red e tua moglie sono i G. Sì, è giusto. Ok, quindi prendo 65. Siamo tutti qua. Dio, 7 è il triplo. Allora, le tasse le ho pagate e ho preso anche stipendi. Segna anche stipendi. Allora, mia moglie paga 60, sono no, 50. A 60, 40. Ok, a posto fatto. Me le ricordo a memoria ormai. Sapere i prezzi dei te vari terreni. Terreno In che senso dei vari terreni? per costruire la casa. È sempre Ah, allora, i quello. prezzi, per esempio, se prendi un 5x5 non paghi 10, ma il doppio, praticamente 20. Quindi se prendi un 10x10 sono 40. Devi solo doppiare i metri, insomma. Doppiare, sì. Non è un verbo, però. Hai iscritto i stipendi, Grazie. vero? Aspetta, scrivo io, dai. Grazie mille. Ti hai dimenticato un nome, signorino. Che cazzo l'ho messo? Ho già pizza del Ecco mio. Ok, qua. 10 per 10 sono 40. Ma perché parli Ah, della no, ti tasse stavo scherzando. tassi? Valerio è concentrato, lo sai. Ma Effetti, scusa, magari che più avanti, ma stupidaggine non lo che so. dici, Cosa? infatti. Ma così. Sì, nate. Ma così non entrambe in azione. Cioè, il server deve crescere. Che cazzo state dicendo? Non ho Che Pix aveva detto scherzando, dovrebbe essere obbligatorio capito. Ma avere tuo la fame salario, per tu fai entrare da tua nel server. parte, devi fare la tua. Ah, vabbè, ma Vabbè, stava per quello che scherzando. io pensavo fosse serio. Allora, raga, fate conto, io non è che lo dico perché sono stronzo, lo voglio dire. Io ogni mese comunque spendo 100 euro de del server. A me non me ne frega un cazzo di spendere 100 euro per il server. Cioè, non sono qui a dirvi, raga, però spendo 100 euro dovete donare, non lo farei mai. Comunque, io prendo il mio stipendio. Ora, ok, mi sono operato, non lavoro, sono in disoccupazione per un po'. Ho anche ritornare al lavoro, anche la mia ragazza dietro lavoro, l'abbiamo tutte e due. Non è che abbiamo bisogno di soldi. Per dirvi, ho comprato l'auto qua giù. Pagata 2500, assicurazione, tutto quello che devo fare, 3500 mi è costato, ok? 3500 ho comprato la macchina, aggiustato il motorino, 1200 euro di danni a ottobre. Ho fatto tante spese, abbiamo avuto tante spese, abbiamo preso schede video potenti nuove, abbiamo preso un sacco di cose, il mio gatto mangia in cose automatiche per dirvi. E io in banca ho più di 4000 euro, cioè a me non è che mi interessa la sub, la donazione, nel senso che apprezzo il gesto perché vedo che ci tenete al server. Però per dirvi, per come sono una persona brava a conservare, eccetera, non gli mancano, non è un problema di soldi. Apprezzo che quando vedo una persona sabba, esempio, il ragazzo è venuto qua, mi ha sabbato. È venuto un altro ragazzo del server, mi ha sabbato. Bisteia ha fatto la sub, la donazione, chi ha donato per il server, chi ha fatto la donazione per il server, cioè tutte queste cose, no? Sono apprezzate non perché mi servono soldi, sono apprezzate perché capisco
che a server voi ci credete? Cioè, per me quella è la cosa importante. Cioè, che se io vedo i 5 euro al mese o 2 euro la sub perché crede nel progetto, a me fa capire che quei 90 euro che sto spendendo per il server ne valgono la pena. Io semplicemente dico, è ovvio che se dovessi, per esempio, faccio un esempio, diventassi famoso, no? Mettiamo caso, sono famoso, ho 2000 spect a giorno, guadagno 3000 euro al mese. È certo che non andrei al lavoro, perché posso dedicare più tempo della mia vita a questi progetti. Ora, con il problema ginocchio, in realtà, non dovrei manco fare più i lavori forzati. Io comunque sono un operaio, non è che sono... lavoro alla banca, sto seduto. Io ho il crociato mezzo rotto. Mi sono operato per un'altra cosa e mi hanno scoperto che c'ho anche il crociato rotto. Io non potrei manco più lavorare in fabbrica, in un certo senso, perché devo rafforzare i muscoli e dovrei fare attenzione, perché il rischio di spaccarmelo o di creare instabilità al ginocchio, devo andare di nuovo sotto i ferri, ricostruirmi il ginocchio, e potrebbe risuccedere la stessa storia che me lo rispacco. E alla fine diventa un circolo. E Bisteo lo sa bene, perché anche lui ha avuto questo problema e ne ha avuti anche peggio. Il discorso è, a me fa piacere, e sicuramente il mio sogno è sempre stato far parte del mondo di YouTube e Twitch, perché se lo faccio da 10 anni c'è un motivo. Io ho iniziato a 17 anni a fare sta roba e non me ne pento, perché alla fine è una cosa che a me piace, lo farò con cuore, perché a me vedere che persone giocano, cioè io ora ho letteralmente, cioè appena aperto il server, no? Sono già 9 persone live nel server, arriviamo a 15, 20, siamo 29 in totale play, 28-29. Però vedo sempre che ci sono 15-16 persone, server a 7 mesi, la gente continua a giocare, ci sta, viene sempre, ha dedicato tanto tempo. Poi c'è l'altro server nuovo che abbiamo aperto, che ho creato il mod pack, quindi immaginatevi che grande soddisfazione, perché anche questo, vabbè, l'ho creato io, ma è un po' sul vanilla, metà moddato. L'altro invece l'ho fatto proprio io, cioè io lì mi sono messo a lavorare un mese all'incirca. Immaginatevi che grande soddisfazione. È ovvio che, ripeto, vedere una sub, vedere una donazione è una delle più grandi soddisfazioni, perché significa che il lavoro che sto facendo, i sacrifici che ho fatto, la gente sta apprezzando. Solo questo c'era da dire. Non c'è da dire altro, perché comunque, ripeto, non c'è da aggiungere nulla in particolare. Non c'è da dire è la sub e la donazione. È ovvio che per me conta che la gente gioca nel mio server e sono contenti di quello che ho fatto. Che è una soddisfazione. Che magari un giorno, quando avete 70-80 anni, ah, mi ricordo il server di quello là, come si chiama? Ah, Oran Red. Minchia, se ci divertivamo. Sarà bellissimo essere un po' nella vostra mente in un lungo futuro. Se sarò nella vostra mente. Detto questo, sto facendo pagare le tasse a lui. Io faccio un po' i miei sporchi comodi. Intanto vado a vedere se le mie attività hanno bisogno di manutenzione. E ragazzi, ogni tanto vi faccio emozionare anche io, dico cose carine. Sta di fatto che ci stiamo lavorando tantissimo. Qualsiasi cosa, ragazzi, avete bisogno, date sempre Help Dragons, qualsiasi cosa. Eccolo, buongiorno. Non sta prendendo foto, fuoco, niente, era solo per farla venire più velocemente. Ma? Che è successo alla sua veste? Sono in veste non lavorativa. No, scusi, è ancora in accappatoio. È in accappatoio, non mi sono ancora vestito per lavorare. Infatti vedo un po' il pesce lì. No, non è vero. Non guardi. Poi si è fatto la maschera al carbone, quindi devo aspettare che si asciughi. Sì, mi sto restaurando, devo pensare un po' alla cura di me. Poverino, adesso lo picchiamo ogni volta che... No, carico il dai! Luca, potrei andare o ti devi rompere? Dove cazzo è andato il doge? Il doge è qua oh, fuori! Oh, sta qua! Sì, però smo! Eh sì,
Quindi in teoria 25 per 15 sono 80. Ma non ho capito cosa volete da me. Fatemi capire. Io voglio comprare il terreno per farmi la mia casa. Ah, vabbè, puoi chiedere anche al signor Dinta. Cioè, no, tranquillo, non è che ti mangia. Non so dove. No, Valoros, ho detto Dinta. Non è proprio uguale. Allora. Allora, signorina, aspetta la chiave, devo prendere. Se non prendo la chiave non posso lavorare. Io non avevo mica capito che parlavi con me. Allora, oh, stavo per cadere già. Allora, mi devo vedere dove sei. Fortunatamente sei qua all'inizio, quindi è più facile farti. Cioè, oddio, suona male quello che ho detto. Vengi qui. Vengo lì. Ciao Luke, che fai con i soldi in mano? Anche tu, ah, la licenza, giusto, hai ragione anche tu. Un po' la vecchiaia si fa sentire. Allora, lei deve comprare casa più terreno. Quanti metri? 25 per 15. 25 per 15, che numero strano. No, sì, giusto, precisino. Allora, sono 25, 25, 50, 80, signorina. Perfetto, avevo fatto i calcoli giusti. Bravissima, vedo che sa contare. E questa è una cosa positiva, non tutti lo sanno. È vero. Non sono come gli arabi lì. Bravissima. E questa mi è piaciuta. Questa mi deve piaciuta. Dare un foglio o qualcosa? O no, no, tranquilla, è tutto scritto nei documenti del comune. Non si preoccupi. Ah, e poi un eventuale ampliamento, quanto costa? La differenza, giusto? Sì, semplicemente aumenti 5 metri quadri, paghi solo quei 5 metri. Ok, ok, ok. Signore, può entrare, signor Liok. Non piangere, dai, venga. Anzi, basta che non mi assassini qui. Ah, no, no, siamo su 19. No, no, esatto, qui è tutto tranquillo. Allora, lei sta comprando la licenza. Un attimo solo che prendo la sua licenza. Allora, Osiris, andiamo player nel server. Lei è il signor Luke. Costruzione designer più ingegnere. Da cittadino sei diventato adesso un grande barone. No, scherzo. Borghese. Perfetto, da cittadino è diventato borghese. Finalmente ne abbiamo tre. Cresce la borghesia, mi piace. E detto questo, cresciuta la borghesia, mi hai pagato i soldi e hai fatto tutto questo. Hai la licenza. Non so se devi acquistare terreni o altro. No, mi serve sempre la licenza da ingegnere. Per ora. Va bene, grazie mille. Allora vado a chiamare. Allora, io vado da te, ciao. Vai via già? Sì, sono questo andato. Vai, vai, tranquillo. Ciao. Ciao. Oh, oh, è entrato qualcuno, aspetta, fammi vedere. Starpix. Anche Carlo, qua un po' di gente non paga i tasse. Un'altra piccolinissima informazione. Che è successo? Se io ad esempio poi volessi farmi una coltivazione di grano, ma solo per estetica, la posso fare? O diventa illegale, tipo, perché a scopi commerciali. Lì dipende, signorina, perché effettivamente potresti essere contestato dai contadini. Però se vuoi farla, in caso falla, quando te lo chiedo me l'ha permesso il dojo, però ha detto se a voi dà fastidio la elimino. Ok, ok. Prova così.
Allora, è ingiocabile. Ho tutto al minimo e faccio 3 FPS. Com'è fai 3 FPS? Scusami. Ma non hai giocato anche l'altra volta? E giocavi tranquillamente. No, io Martina non la vedo da tipo un mese. No, quando mai è entrata Martina l'ultima volta? Se abbiamo Mai. giocato. Tempo che entra e crasho. Ma dove sei? Non è che magari sei in un posto del merda che ti fa laggare. Dov'eri Star l'ultima volta? Guardian 1? Sì. Ma comunque in generale Martina è sparita, prima veniva anche in live, ora no. Sono nel quartiere. Prova, faccio una cosa. Mi metto in creativa. Dimmi un attimo. Dove sei e ti tipo? Cioè, entra un attimo e ti tipo qua che si fa tanti FPS. Sei lontano dal villaggio. Poi proviamo, magari perché si è appesantita l'aria, visto che ci sono tante situazioni. Ma è ovunque. Ah, sto facendo ovunque. È strano però, l'ultima volta sei entrato e hai giocato. Caso hai avuto ultimamente anche problemi con League of Legends? Ah, ma è ovunque forse intendi è quello. Anche con League of Legends ti sta dando problemi? Con i giochi, altri giochi? Da sto terrone. Che offendo me stesso. Ancora non ho capito sta cosa. No, non mi dire che ho disattivato il cazzo di coso, Madonna santa. O non l'abbiamo messo qua. Sì che l'abbiamo messo. No! Ho sbagliato. Ole. Io mi sono portato appresso le chiavi del comune. È un po' rischioso quello che ho fatto. No, no, ah, ok. Pensavo, allora quindi intendi proprio questo. Ma è strano. Cosa? Non devo fare patch sulla Sirif, Signor Doge. Ciao, Darkova. Come va, bro? ora tutti lo chiamano Lord Ma mi chiamano Lord, sicuro. perché prima ti chiamavano Doge nell'altra. Ma adesso mi chiamano Lord, non è cambiato. Mi ha detto che... Mi hanno detto che si è operato. Sì, mi hanno macellato un ginocchio. Oh, Doge. Pensavo che mi chiamavi Lord all'inizio, sai? E invece mi hai deluso. La memoria è troppo lunga. No, secondo me sei abituato, mi chiami anche lì, Doge. Abbiamo skin, tu hai cambiato Come skin oggi. stai? Meglio di ieri sicuramente. Ma non capisco anche se questa volta mi laggava così. Ma scusa, tu hai giocato già le mod l'altra volta e funzionava bene. No, qua sei la mia amante, sta cioè, ti odio molto. Cioè, non sei mia amante però. No, niente. Allora, ah, ti devono. No, niente, come stai? Bene, se ne andate qua a pagare tasse. Panzer è online, quindi dovete pagare a lui. A me tu devi pagare solo a casa. E anche tu solo alla casa. Oh, ma dove vai? Guarda quello come scappa, Zingara. Allora. Ma anche su LOL ti chiamo Doge. Ormai sì, sono dentro del Doge. Ah, scorsa volta ci ho giocato, è la prima volta che ho giocato. Scorsa volta che ho giocato, è prima delle mod nuove. Quindi tu hai giocato con le mod e ti ha dato i problemi. Mi sa che forse manco 70 mod riesci a reggere. Oh, manco avessimo messo chissà cosa, ma. Aspetta, fatemi risolvere questo piccolo problema. Ragazzi, 167. Chi è? Quindi allora, la sto persona che ha facendo. problemi nel coso, mi dite Sto una. facendo io. Ok, dimmi le coordinate, tu inizi ad entrare e tippiamo. TP, mi devi dire nick preciso però. Ah no, vabbè, ce l'ho qua in comando. Sì, è uguale, dovrebbe essere uguale. No, non è Eccomi vero. qua. Oh, Abbiamo ciao. fatto X93. No, aspetta, mica sei tu buggato.
Sì, sono io taggato, però è Riku quello che è nel... Scusa, non è Riku buggato? No, sì, 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 sono io. Ok, tu sei French 93, ok, lo tipo su di te. Sì, sì. 67. Sei entrato? Posso. 380. Lo vedi tu, no? L'ho toppato. Sì, sì, è da me. Ok, a posto, abbiamo fatto. No, invece, raga, mi crasha comunque. Non so perché. Ho anche ma dimmi l'errore. Il pacchetto. Dimmi l'errore. E come cazzo faccio a vederlo l'errore? Dammi un attimo. L'errore te lo dice quando ti chiude Minecraft. Ti dà il report. Oh madonna, santo. Però ti ho appena tippato, quindi potrebbe essere perché ti ho tippato anche. Sì, prova a rientrare. Quindi magari ancora ti stavo caricando roba vecchia, perché appena ti ho tippato poi sei uscito. Ma con altri modpack riesco a giocare con 100 mod. È impossibile, scusa. Madonna mia, come vanisce sto gioco. Cosa? Va più fluido rispetto all'altro. Ma l'altro va meno fluido perché a fianco al tuo negozio c'è una persona che c'ha tipo 7000 polli. Li ha spostati, li ha spostati. Meno male, direi, perché sennò io stavo per bruciare tutti. Comunque stanno, ci sta un sacco di persone sul server che non so perché stanno iniziando a fare le farm automatiche, però così non è divertente. Ma che è questo? Ma cosa? Stanno iniziando a fare le farm automatiche. Ma che? Pure di mostri, non lo so, io ho sentito dei ragazzotti, Panzer l'ha detto, che stanno iniziando a fare le farm automatiche. Sì, sì, ci siamo lamentati anche noi, è un ragazzo che sta giocando letteralmente da solo, letteralmente full vanilla, infatti mi sono incazzato, ho detto che se viene... attaccare qualcuno e rompere qualcuno a qualcuno lo bano istantaneamente. Perché letteralmente non sa, è proprio uscito fuori. Che cazzo giochi così? Vai a giocare vanilla. Sinceramente non ha senso. Cioè, farmare 100 livelli in un secondo per poi giocare, finire il gioco in un due giorni. Cioè, no? Vabbè, comunque lasciamo stare. Avete raccontato una cosa della Fire, raga? Ti prova a entrare. No, no, non gli abbiamo raccontato niente della Fire, tranquillo. Cosa okay, che è successo? No, cosa è la brutta, cosa che stai per dire, la cosa che stai per dire praticamente. La farmata automatica. Sì, la farmata automatica, sì. Se così. Cioè, ti stavi per lamentare anche tu praticamente. No! Niente, mi tutto se ce l'ho davanti, però crash. Dammi un attimo sto report, se ce l'hai preso. Non mi esce perché su... mi dice Minecraft crashed, appunto. Ah, eccolo qua, report user dir instance Age of Dragon crash report. Mi esce questo. Ok, prendi, fai copia gli appunti e mandamelo in privato. Però non bisogna resettare il personaggio perché piango. Ma non so cosa è successo. Vabbè, ma le cose dell'inventario adesso cioè ti uccido e li prendo io in caso. Almeno non perdi nulla. Sì, sei in game, io ti vedo. Raga, cosa stai facendo di bello? Nulla. Letteralmente. Eccolo qua. Ok, dammi il report. Ok, fammi vedere. No, ma non ti è uscito il file. Ah no, scusami. Devi passare proprio il test tutto. Save it. Come cazzo? Open folder. Un attimo, controllo. Config, log. Hold. C'è scritto sì al comune qua. Cosa cercano? Hello. 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 No, Chuck se li è in vicino a casa. Godo. Così. Sto installando un altro passo. Vabbè. Sì, facciamo il giro job. Ecco, a me non va bene la wifi, quindi stasera. Sia io che. Come dai, costo. Non mi va bene la wifi, ti giuro, largo un botto. Aspetta un secondo. Se riesci a trovare un isoletto tu. Mm-hmm.
riuscito a passandola? No, perché non mi esce il log, ma vedo un attimino. Aspetta che faccio una maniera diversa. Toto. Vabbè raga, basta che me lo mandi, poi leggo e ti dico qualcosa appena c'è. Va bene, intanto continuo a trovare. Voglio fare l'ultima prova, poi ti faccio fare, scusa. Vai, 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 tranquillo. Allora. Salve. Purtroppo facendo solo la pescivendola. Ma sei la pescivendola? Sì. Signor Astemio cercava un altro lavoretto. Sì, per tirare. Ah, gli ecco. Ho fatto vedere la bacheca dei lavori. Diciamo che il secondo lavoro mi sa un po' di sottopagato. No, no, tutto paga bene. Paga bene. Solo scrive così perché gli piace scrivere così. Non la sento. Sono un coglione. Allora, okay. Volevo dire. Mi sentivi dal microfono? Forse lo sentivi tramite me. Sì, infatti. Allora, ha detto, il secondo lavoro, l'ha scritto così, ma non sottopaga. È un bravo pagatore. Ah, ok. Sì, allora, sì, tranquillo. Se paga bene, ci potrei anche pensare. Pensaci bene, pensaci bene. Potrebbe essere interessante, a meno che non vuoi fare lo sbirro o il marinaio. No, lo sbirro, con tutto rispetto, però non è che sia il lavoro fatto per me, perché sono molto... Scusa. Con tutto rispetto. Se che lo prendeva mi decapitava. Aspetta, aspetta. Mi venga come devo fare un attimo una cosa. Niente, ho dotto biscotti. Non sono i miei, cioè io vendo pesce, quindi non mi devo dire. Ah, pensa un attimo, vendere da cose che dagli degli altri. Perché c'è il libro di Giubecca addosso? Ho dimenticato di usarlo. Pensa, qui sono le cose di lettura che io pesco dentro questi bauli magici di lettura che ora ti faccio vedere. E ho trovato la pala per zappare, come si chiama? La pala, no, la cosa per zappare la terra di Nettuno, che ti rende sempre il terreno fertile con l'acqua, anche senza l'acqua, perché la cosa è di Nettuno. Nettuno è collegato al mare, quindi acqua. Ah, perché questo non c'è nell'altro? Perché non ho ancora pescato, mi sa. Cioè, o almeno non ho la canna da pesca con fortuna che mi fa trovare queste cose. Perché di base c'è anche acqua marine, cioè è la stessa mod, giusto? Ah, ok, sì. Ok, ok. E non avendo ancora pescato bene, qui ho fortuna ovviamente, quindi guarda. Sì, ma io ho una domanda, signor Bisteo. Che sta costruendo sul server, sull'altro mondo? Un'arena. No, no, con le cose automatiche. No, non sono capace, ci ho provato ma non sono riuscito. Ah no, perché un po' si stavano lamentando nel server che... Vabbè, lasciamo stare, poi ne parliamo in privato. No, ma non sono capace a farle tanto. No, ma non la tua, è... Stella, hai dimenticato di cambiare skin. Sia i player che le mod sono un po' contrariati per... Non per le cose automatiche, ma per un'altra cosa. Ah, ho capito, forse per l'altro... Sì. Può lasciare anche così. Vabbè, sì, infatti non la sto usando. Vabbè, oltre a quello... Vabbè, venite qua. Oltre a quello, boh, gli altri mi hanno parlato delle cose automatiche, ma non ho capito bene, cioè, penso che, sì. Dico, non hanno senso, scusami, ho fatto per fare in altro modo, ma non lo so, comunque... No, beh, sì, da una parte, cioè, è giusto, nel senso, perché comunque, un conto è quella cosa lì degli animali che ho io, che, boh, comunque, è una cosa che c'è nel gioco, mi avvicino agli animali, si accoppiano, faccio esperienza, altro conto è quello dei mob farm... È un pochettino diverso. Sì. Vabbè, comunque poi voglio sentire cosa hanno detto gli altri. Sì, dicono gli altri. Sì, non c'è problema. Boh, comunque niente. Questo era. Del resto, vuole parlare col signor Felipe? Per il fatto del... Sì. Almeno un lavoretto extra sarebbe male. Perché tanto adesso ho messo... Sono andato l'altra volta a comprare la zucca di là nell'altra città, che là ce l'avevano, quindi ho messo in fabbricazione l'altra birra nuova. Bene, ti porto, bene.
ha detto, ma nel frattempo che si fa quello, magari trovo qualche altro lavoretto, perché sennò le tasse è difficile per pagarle. Anzi, dovrei anche pagarle le tasse. Ah, sì, è vero. Sarò un po' distrattino nell'ultimo periodo. No, vabbè, ci sta. Venghi, venghi. Con tutta sincerità, ultimamente Minecraft vuole sempre farmi meno FPS. Devo secondo me mettere anche qui qualche modina sulla... Sì, che ti aiuta a pulire, a tenere pulito. Sì, perché ho visto che qualcuno non riesce a entrare. Può essere pure perché è un po' pesante. Può essere, può essere. Aspetta, stanno qua, stanno qua. Che stanno nascondendo? Sto facendo le cose clandestine. Sì, sì, sti bastardi. Non venire, non venire. Là, sono tornato, merda. Dov'è maestro? Ecco qua. Andiamo, andiamo, dai. Prima che ci facciamo ammazzare dei mostri qui. A che ora la chissà che cazzo. No, mi devi fare solo la spada più forte, sto coglione. C'ho la candela in mano. Ma si vediamo un po'. Penso che fa molta luce. Ah, ma che ora la riunione? Che ne sono andate quando abbiamo voglia e tempo. Sa che stanno facendo quelli di Losco? I bastardi. Non lo so, però quelli di Losco sicuro. Qualcosa sicuramente di oscuro vogliono fare. Allora. Ah, comunque il lavoro sicuramente lo trovi senza problemi. Cioè... Sì, 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 sì. No, solo che solo per sapere come funzionava, se bisogna fare qualche richiesta oppure. Sì, vabbè, lo so, immaginavo. Sei innamorato di questo ristorante? È un ristorante? Sì. Bello. È del signor Calogero. Ah. È tutto suo questo posto. Pensa che è bello, bello. Hai visto? Questi sono, vabbè, questo non so se hai mai visto, questo è il mio negozio. No, questo qua... Ah sì, beh, l'ho fatto, l'ho visto dall'altro lato. Eh sì, ah, penso. Sì, sì. Per forza. Vabbè, ci sta carino. Eh? Un negozio
abusivo come i napoletani che hanno i negozi esterni. Vabbè, ma sono leggi qua, leggi il cartello. Punti di vista. Maria Maria adesso è per Dan. C'è una faida personale tra me e lui, storico. Ah, ok. Sento che tutti e due appassionati di storia, capisci? Lui mi chiama Colonna, io lo chiamo ladro. Ci sta. Effettivamente. Tu non hai mai visto l'armeria del signor Asdrubale, cioè Panzer? No. L'armeria no. Ma non sei mai stato da questo lato? Ma no, ho fatto qualche giro di qualche negozio, il negozio qua dei Minion. Vabbè, questo Mapo. Sicuro lo sai. Sì, questo sì. Vengo a vedere, venga. Qua c'è un Rambo. Guarda, puoi provare le armi. Ti mettono l'arma. Ah, giusto, è bello. Qua uno si può prendere un caffettino o qualcosa mentre quello si allena. Sì, si fa una chiacchierata. E poi di qua c'è il piano sopra dove lavorano. Ah, bello, bello come posto. Sì. Più che altro non hanno mai finito qua, non hanno fatto la zona 7-6 di negozio. Magari poco tempo. Ah, che poco tempo, si sono scocciati di sistemarlo. Vabbè, poi di qua, beh, lì c'è per esempio il palazzo reale di Asdrubale. Ah, sì, quello l'avevo visto. Se vuole comprare i quadri, ad esempio, venga a vedere un po' le opere d'arte fatte da signor Carlo il Messia. Ah, sì, c'era il museo. Allora, scusami, sono... Dov'è? Bravo, canta anche tu. Ha visto l'arte contemporanea? Sì. Sono rimasti questi quadri, ancora non ne hanno fatti altri nuovi, Però la miglior arte è stata venduta, è stata acquistata. Tipo c'era una alle slot. Ah sì? Insomma, i ludopatici subito l'hanno acquistata. Te potevo? Immagino. Non sono io, guarda, alzo le mani, non sono stato io questa volta. Allora. Allora. C'è qualche zombie nascosto da qualche dietro qualche muro. Ok, a posto. Dov'è il signor? Bellino come posto. Però ti puoi fare anche quadri personalizzati. Vabbè. Salve, signorina. Lei è la mia amante. Ah. Capito. Ah, volevo chiedere una cosa. Dica. Se io volessi fare un'attività tutta mia creando una nuova, posso... In che senso, Carlo? Dello spazio che non è il mio negozio. Non ho capito che significa tutta mia nuova. Intendi un nuovo ruolo? Sì, voglio fare la costruttura. Ah, vuoi fare... Ma dove? Uso il mio negozio, io. Uso lo spazio che ho nel mio negozio. Ho tanto spazio. E non è troppo stretto, poi? Tutto in uno? Secondo me... tipo una bancarella, non... faccio una cosa grande. Boh, vedi tu se ti riesce bene fare nel tuo negozio. Però secondo me se vedi che è troppo stretto e casinario, ti conviene proprio fare una pasticceria. O posso prendere uno spazio piccolo, compro uno spazio piccolo e ci faccio una bancarella come ci becca. Anche sì, però è sempre un'attività, se ricordi. Devi pagare, allora, devi fartela così. Niente tutto, mi dica quanto costa e lo prendono. Sì, basta andare comunque dai costruttori, te la fanno subito se gliela dici che devono fartela come quella. Ci mettono 5 minuti.
Giubecca penso che non sia occupata. Devi chiedere a Luke, allora. La chiedi. Allora chiedo a lui, dove compro il terreno? Vieni, ti porto con me. Vabbè, lo scegli tu dove. Io devo ancora pagare le tasse, perché vado da pagare. Venite a pagare le tasse, dai. Non darle a Panza, dai a me, Panza è un bastardo. Vai da Panza e mi dice vai da Vale. È un rimbalzo continuo. Io sono ancora qui che sto capendo a chi devo pagare. Vabbè, di solito quando due persone dicono vai da uno e vai dall'altro, vuol dire che nessuno vuole essere pagato e non si paga. Vuole essere il mio primo cliente come dolciario. Non sarebbe male, bisogna vedere dopo le tasse quanti soldi ho. Perché infatti sto cercando un secondo lavoro perché sono un po' a corto. Vabbè, in realtà sarebbe anche un lavoro nuovo per Fiore, però io mi occupo solo di dolci. Ah, ecco. Boh, andiamo, dai. Vuol dire che nessuno ne ha bisogno. Lo Stato ha sempre bisogno, venite. Io l'ho già sentita sta frase. Beh. L'ho già sentita in uno stato vero. Oh, salve. Come è andato la vacanza alle Hawaii? Bene, tutto bene. Lui ha tanti soldi. Cioè, penso che li ruba lo Stato, però ormai. E andiamo a pagare le tasse, dai. Allora. Partiamo. Stipendio a marinaio. Sì, ok, prendi 60. Devi darmi? Cioè, due attività 50, la casa 60, ok, tu hai pagato senza usare i soldi. Tu segnerò no, 25. Dica. C'è una legge scritta malissimo. Cioè? Quella del metro cubo di terreno. Ma perché non ci sono scritti i nomi qua? Non ci sono scritti i nomi di chi ha pagato le tasse. Ah, può essere che non ti dimentichi io. No, sì, è sicuramente così. E mo io non so chi ha pagato. Si ricorda che l'avevo pagata, No, lei non ha pagato un cazzo. Vabbè, già pizza. Su, dai, queste 25 monete. 25? Sì. Allora, 23 e 25. Oh, mi piacciono quando mi lanci i soldi. Vai a prendere i soldi, dovrei comprare il terreno. Oggi c'è una legge scritta orribilmente male. Quale? La 2. No, la 3. Mm-hmm. Allora. Ogni metro cubo costa due pezzi di rame per acquistare un terreno. Non ho capito. Infatti perché è scritta male. No, non ti stavo seguendo. La legge numero 3 dice: ogni cubo, metro cubo, costa due pezzi di rame per acquistare un terreno. Vabbè, ma l'aggiustiamo, infatti è vecchia la legge. Penso che è quella da aggiustare, penso. Sì, da aggiustare perché non si capisce che si tipo allargare un terreno di... Hai un terreno che è 5x25, lo vuoi far diventare un 10x25, non si capisce quanto tu debba pagare. 5x25, poi non è, tra l'altro dovrebbe essere metro quadrato, non metro cubo. E poi... No, sai il problema? No, ripeta. No, so, sta mandando scusa per non pagare le tasse. Non è per me. Ripeta, non le tasse. Qual è il problema? La legge numero 3 è scritta orribilmente male. Non ho mai visto una legge scritta così male. Mi dica, qual è il problema? La legge 3. Mi spieghi la problematica per cui non può essere applicata la legge. Amo, io no, allora, immagini lei che ha un terreno da 10x10, ok? Lo aumenta e lo fa diventare un 12x10, ok? Quanto deve pagare l'aumento del terreno? 4. Allora la legge è scritta incredibilmente male, perché da quel che si capisce dalla legge, tu potresti dover pagare tipo qualcosa come 200. Ma che cazzo stai dicendo? Va bene, scusa, allora. Se aumenti. No, adesso spieghiamo. No, adesso spieghiamo. Allora. Tanto si parla di metri cubi, quindi c'è anche da considerare l'altezza. Però vabbè. Quindi noi stiamo parlando di metri quadrati in realtà, ma neanche perché non stiamo. Ma si droga. No. Mamma mia, è scritta. No, mamma mia, non è vero. Signor Doge, ma si droga questo.
Allora, no, 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 ma guarda che ha senso il mio ragionamento. Allora, immagina. Mettiamola così. Tu hai. Ma mi scusi, signor Doge. Non mi caga, signor Doge. Ma no, no, non è che non lo so. Allora, semplicemente, se tu compri un terreno, ok? 25 per 25, tu lo paghi 50 più 50 sono 100, perché vale il doppio valore. Ok, ok, ho capito. Però è scritta molto male questa cosa. La possiamo perché? Correggere senza problemi, non vi preoccupate. Io non ho mai avuto problemi con questa cosa. Ma perché? Perché non c'è stato se nessuno uno, mai bravo in matematica. Se uno da 10 per 10 diventa 10 per 12, paga 4. Perché sono i due in più. No, però lo capisci che è scritta male, lo capisci che è scritta male. Perché c'è scritto che tu devi pagare ogni metro cubo. Quindi in realtà, aumentando di 2, quindi facendo 10 per 12, in realtà aumenti di 20 l'area. Quindi qualcuno potrebbe capire che paghi 40. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? No, è così no, che funziona la matematica. Aumenti di due metri. Esatto, aumenti di due lato. Ma noi stiamo parlando di... A parte che stiamo parlando di cubici. Ma no, guarda che è giù. Cioè, la legge che c'è adesso sarebbe giusta. Come pagamenti. È solo scritta male. È scritta malissimo. Quello che sto dicendo io è scritta male. Non sto dicendo... È scritta male, però è giusta come la fa il Doge. Cioè, ah sì sì sì, va bene. Magari è giusta, però... È sbagliato la scrittura. Bisognerebbe scrivere che bisogna fare lato più lato per due. Esatto, esattamente è, così. È così è semplicissimo e si capisce. Quindi, allora ragazzi, qui io vi dico solo una cosa. Non vi preoccupate, ne parleremo stasera a comune, ovviamente, alla riunione che ci sarà verso le 22:30. Vabbè, io intanto pago 64. E lo amplio e basta. Ma come 64? Ma devi pagare di meno? Devi pagare 14. No. 14. Eh sì, devo 20 di 7 per 2. Sì, devi pagare 14. 7 per 25. No. Perché tu... Ah no, sì, sì, è vero. Sì, è vero, sì, hai ragione. E sono 64. Raga, non ha pagato le tasse. Per 25 non passa. No, ciao. Per 2. Te sono. 7 più 25 per 2. Ecco. Da prendere il tuo... Va bene. Allora, intanto deve comprare la licenza, no? Mi sbaglio. Ah, si divide stelle. È licenza, sì. Quindi me lo amplio. Quindi quella è la cuoca. 25. Io le do i soldi. Aspetta. Noi dovevamo aprire il nostro bar. Allora. Si dica io no. Non sei più entrato, non so come te lo dici. Non c'era settimana scorsa, ero alle wire. Ah, intanto comunque devi prendere la licenza per fare la cuoca, quindi dammi 200 monete per diventare borghese. Perfetto, grazie a lei. Quant'è? 1, 200. 120, devi da contare. Sono 200 polpette. Ah, ma sono un nobile, ora. Un borghese. Allora facciamo a metà gabbia e apriamolo, no? Dai, andate. Allora che vuoi fare? Io ho la licenza da cuoco. Vuoi prendere la licenza da cuoco? Tu prendi quella da birraio. Io faccio il birraio. Allora apriamola insieme, invece una bancarella apriamo insieme. Ma già ce l'hai in negozio lui. Ma già ce l'hai in negozio, già ce l'hai in negozio, non devi comprare quello, non ti conviene. Lui già ce l'ha in negozio, ha già un negozio che lo trasforma in questa birreria barra pasticceria, quello che volete fare. Ah, usiamo il tuo negozio, Gabri. Che dici? Manda a fanculo la mia licenza da prendere. Dobbiamo allora, cambiare due licenze. Aspetta, facciamo che allora tu fai bene che aiuti a fare anche i dolci, puttana troia. Facciamo i pasticci, facciamo sopra il succo. Sì, ma da poco puoi fare anche i dolci. Sì, appunto, ho detto io c'ho la licenza, facciamo insieme. Però c'è a modificare il tuo negozio. Vabbè, adesso lo sistemiamo. Allora, attività in condivisione con Panzer. Qual è l'attività in condivisione con Panzer? No, in realtà non è più, non c'è più adesso. Ah, giusto, attività 10x10, giusto? Sì, era elettore partito Lega, mi piace ancora. Meccante del Nether, no? Birraio, giusto? Birraio, sì. Okay. Devi darmi i soldi della birra.
allora quindi devo dire a Luke che non costruisco più perché faccio con lui. Sì, oh. Sì. Signorina, lei è? Stella, dove cazzo sei? Chiave 3. Ora che cosa cambia? Scusa, perché ho una salita. Sei borghese. Cosa cambia? Che ora puoi avere negozi in tutti i villaggi, puoi avere più di un negozio, tipo la Io Doge, mi scusi. La prima licenza era sempre 5, non è cambiato. Sai che non mi ricordo. Ok, a posto. Vado a leggere le leggi perché manco io mi ricordo. Inizia a darti 5. Sentite, capi quante leggi mi devo ricordare di due regni? Porca puttana. Le piace la mia skin, vai, sono anzi. Bionda. Vai, vedo bianco. Infatti è biondo, platino. Tu dici biondo, per me è biondo e giallo, piscio. Vieni, ti ascolto il mio negozio. Ah, io ho già fatto, pagato, preso la licenza, dopo. Ma che cosa? Guarda che ho pagato tutto, no? No, non sto dicendo a te. Ok. È incancellabile questa cosa. È assurdo. Vale, guarda WhatsApp. Wow, sei un coglione. Mi iscrivi qua, Vale, leggi su Twitch. Leggali, Vale, guarda su WhatsApp. Che su WhatsApp che ho detto, Vale, guarda su Instagram. Allora, fa male il ginocchio ogni tanto. Vai. Allora, aspettate, ragazzi. Chi è? Sono il re Palarus. Dimmi tutto. Ho un'idea. Non so se hai mai provato la birra. Sì che l'ho provata la birra. Potremmo fare una grande festa. Per cosa? Per promuovere le iniziative della città, il benessere della popolazione. Ma no, non... Allora. Allora. Mi piace come idea, ci può stare. Però devi parlare anche con Bisteo, che lui è birraio. Vedi se c'ha le birre già pronte, perché comunque il processo è abbastanza lungo. Quante birre servirebbero secondo lei? Ma secondo me meno 15. E di più secondo me. E appunto. Però il comune le paga? Va bene. Ma costano 5 lune? Va bene. Va bene. Perfetto. Ti accordi tu, paga direttamente tu. Va bene, va bene. Allora.
Stipendi pagati, tutto pagato qui. Aspetta, mi devo sistemare la camera, scusatemi. Stiamo... Ah, no, 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 no. Non c'è bisogno. Ai, ai, ai. Ok, ci sono. Tutto. Ok, posso andare, scusatemi. Allora, andiamo a vedere se mi sono arrivati i soldi. Dire che alcuni blocchi possono bel po'. Allora, sono caduto dal ponte. Questo mi fa capire che c'è la stabilità di un canguro. Detto questo, mi piace la porpetta. Questa è la porpetta. I soldi non ce li ho qua, perfetto. Come mi piace questa cappella, come mi piace. Come mi piace questa polpetta, mi piace troppo darti un bacino. Come mi piace questa polpetta. Na 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 na. Come mi piace questa polpetta, come mi piace questa polpetta. È la canzone del secolo. Macchinario produce senza fine. Qua leggo questa cosa, però che lì non la trovo. Ah, stavo leggendo una cosa, ragazzi. Però non so, mi sembra un po'. Ti sei innamorato di questa canzone? Questo l'ho capito. Ma dove?
Questa sera io voglio darti un bacio proprio forte. Luke, è l'ora della pappa. Luke, è l'ora della pappa. Ma? Perché c'è una scusa del genere qua dentro? Ma qua mi dice che posso. Aspetta, perché sono un coglione. No, sono proprio scemo, sono. Ok. Ma spero che non devo farlo anche per il server questa cosa, però. Fammi vedere. Mi sa proprio di sì. E me sa proprio di sì. No, tecnicamente no, effettivamente. Sera. Non si Salve. muova, senza fare storie, ci segua. Venga, In che venga con me, senso? veloce. Perché Devo mi fare deve alcune seguire? domande pacifiche, pacifiche, però deve seguirci. Perché dovrei seguire? Che cazzo siede? Noi siamo dei funzionari dello Stato, deve venire con noi in questo Funzionale dello Stato. Sì. Mostra Sta qualcosa per dire la sta verità. parlando già troppo, lei al momento è puntato, lei al momento non può fare Meglio niente, che ci non faccio deve troppe seguire. domande. Venga con me, forza. Su. E se scappassi cosa succede? Se Meglio scappa, che diciamo non lo faccia. che verrebbe subito atterrato, e se non potrebbe perdere qualche arto, magari. Ma sì, non si preoccupi, non le vogliamo fare del male. Su, non faccia sospettoso, va tutto bene. Finché segue quello che diciamo, andrà tutto bene. Vogliamo solo sulle. Sì. Rimanga Cosa? relativo. Mi sto Su, seguendo. non si vede, dobbiamo seguirvi, abbiamo tempo. Vada avanti, vada avanti. Si ferma ogni 2 secondi. E non andiamo Adesso vi troppo lamentate anche, non è vicino. detto che è una Deve cosa prendere pacifica la di... prima feccia, Sì, vuole pacifica, prendere. Ci pacifica, segua. lascia Se pure. Non andiamo Volpe lei Rossa, non fa quello che andiamo... dice, è una cosa pacifica. Forza. Signor compagno, non andiamo vicino a Volpe Rossa, sennò è un casino. Nessun Volpe Rossa. No, capisci. Come fate a sapere di Volpe Rossa? Noi siamo dei funzionari dello Stato, lei Stiamo lui sa dando come cose. Ma tutto, signor funzionare di Peus. cosa? Scusami, che vuol dire funzionare dello Ma troppe Stato? domande, troppe domande. Allora, le spiegheremo adesso. Se ci segue, senza dire un cazzo, gli spiegheremo Sì, qua è perfetto. Si mette al centro. tutto. No, e voglio che vada con la faccia verso la montagna, con la schiena sopra la montagna. Addirittura, vabbè, no, verso Pure. Sì, così possiamo guardarla così. Ecco. Allora, buonasera signor Doge, chiamato anche Matteo Sal... No, aspetta, Matteo e basta. Matteo De Valois. Ok. Allora, ti abbiamo portato qui perché dobbiamo farle alcune domande
Allora, noi non possiamo dire di chi siamo nello specifico, però siamo un'organizzazione che amministra gli stati, tutti gli stati, ok? Dietro le quinte. Noi oggi dobbiamo fare qualche domanda riguardo allo stato che sta amministrando lei, quindi Osiris. È giusto quello che sto dicendo? Lei amministra Osiris? No, il nome di chi amministra si chiama Giuliberto. Non credo che sia vero, anche perché lo conosciamo e non è lui. Le chiediamo di non mentire. Se sappiamo che mentirà, se scopriamo che mentirà, potrebbe non amministrare più quello stato. Sarebbero le conseguenze. Scusa, voi siete qui a dirmi, voi gestite tutto, ma non esistono allora, queste allora, cose. Allora, lei prima di comportarsi così, le ricordo che noi conosciamo la sua famiglia, abbiamo anche alcuni uomini vicino a sua moglie, quindi potrebbe essere pericoloso che lei si metta. Non ci crei problemi, ok? Va bene. Ok. Quindi lei, adesso gli ripeto la domanda, lei amministra Osiris? Sì. Sì. Ok. E il nome di chi lo amministra esattamente? Che? Il nome di chi lo amministra? Matteo De Valois. Ok. Che cazzo di domanda fa lei? Ma che cazzo non so, questo mi fa la domanda di prima. No, vabbè, ma lui è un è un imbecille. La lasci stare, sì. Porta i bagagli, questo. Ok. Però pesanti i bagagli. Sì, ok. La stanchezza. Allora, sì. Noi stiamo facendo delle indagini, ok? Nello stato chiamato Osiris. O si mette a scrivere perché mi incazzo, poi. Sto scrivendo quello che mi sta dicendo e si lamenta pure. Ma come sta scrivendo? Scusa, mi sta dicendo le cose e me le segno nel libro. Stai prendendo appunti. Certo, scrivo nella che mia agenda. Che ti ha permesso di prendere appunti? Io. Infatti, butta immediatamente. No, va bene, tanto non la so. Va bene, bro, apposta, buttate il libro, continuo. Ok, allora. Come stavo dicendo, stiamo svolgendo delle indagini nello stato chiamato Osiris. Abbiamo già parlato con alcuni altri esponenti dello stato, oltre a lei. Però da quello che abbiamo capito, da quello che sappiamo, lei dovrebbe essere più importante e colui che conosce tutto quello che succede in città. È corretto? Certo. Ok. Adesso, volevo dirle. Lei è al corrente della corruzione e dello stato pietoso della sua nazione? Sì. O no? Prima di tutto la mia stata non è in stato pietoso, visto che il 90% della popolazione... No, allora, prima di tutto mi risponde un sì o no, poi mi può rispondere. No, perché la mia nazione è ricca. Ok, non stiamo parlando di finanze in questo momento, ok? E quale sarebbe lo stato pietoso? Quanti soldi le tiene, anche a scapito dei poveri popolani che vivono nelle sue terre. Certo, sono più soldi di me tra poco. No, non credo. Popolani no, poi ci sono gli straricchi. Perché sta parlando? Io non capisco. E portabagagli parla troppo, secondo me. Esatto. Io lo giustizierei. Vabbè, dopo ci penseremo in seconda serie. Ok, noi siamo al corrente di alcune situazioni spiacevoli e della corruzione che avviene nella sua città. Ma non è così? È finito il comune che io tra poco devo cercare. È finito il comune, sì o no? Cosa? Ciao. Niente. E portabagagli, puoi fare qualcosa? Ragazzi, faccia il suo lavoro. Ok, quindi allora, visto che dice che non c'è corruzione, lo stato è gestito perfettamente e tutto funziona bene, mi spieghi? Mi dica perché. Secondo perché dovrebbe andare tutto bene? Non mi sembra, quello che sappiamo è così. Perché sono problemi nostri da quello che succede nella nostra nazione. Quello che sappiamo, la metà dello stato, se non di più, è corrotta. No, è vero, questa è una bugia. Allora, signor Doge, non si menta perché noi abbiamo già interrogato metà dei funzionari, ok? Ma lei chi cazzo è che viene dal mio paese ad interrogare il mio popolo? Noi siamo un'organizzazione sovranazionale, ok? Che ma gestiamo... vai a fare... Non si permetta... No, non colpisca... Non deve rispondere così, non deve rispondere così. Sì, ma lei parla ancora così. Io le ricordo che sappiamo dove è sua moglie, sappiamo dove vive, sappiamo tutto. Quindi dovrebbe guardarsi, ecco. Ho sbagliato. Io mi dissocio. Ecco. Ma quindi dai, cominci a parlare e a dirci la verità, dai. Non stiamo chiedendo delle domande troppo personali. Va bene. Allora dovete uccidere il signor Felipe perché è un uomo corrotto e fa abuso del suo potere da cattolico. E ammazzi anche signora Sdrubale, che è un altro contrabbandiere e prende per culo. Perché? Perché? Come perché? Questa teoria. Perché questi sono i problemi che c'è nel regno. Sono le persone corrotte. Espongo la mia tesi, va di bene. Che signor tipo Felipe. Di contrabbando parliamo? Signor Felipe ha fatto contratti nascosti e contrabbando con i pirati, mettendo a rischio la sua nazione e facendo entrare i pirati.
ha fatto abuso di potere della sua fede facendo azioni illegali come usare veicoli o mettere a rischio la popolazione per i suoi interessi personali. Va bene? Ok, da quello che so, vabbè che non mi interessa, perché... però noi che amministriamo sotto, diciamo, nell'ombra, anche il vostro... No, stai zitto, perché stai parlando? Sotto... Nell'ombra... Scusi. Nell'ombra amministriamo e sappiamo tutto dello Stato. Mi sembra che il vostro sistema giudiziario e il vostro sistema della polizia, delle guardie, funzioni molto male. La mia domanda, quali sono... No, non ho finito di parlare, non si permette di interrompermi, ok? Quindi, a lei che cazzo gliene frega? Dopo tutto quello che ho detto... Ma ancora che parla, deve far finire di parlare, quando le diamo il consenso può parlare. Esatto, dopo tutto quello che ho detto, mi sembra che voi... Abbiamo anche interrogato il signor Bene, questo ve lo devo dire. Quindi... Tanto prima o poi l'avrebbe detto. Quindi sappiamo anche cose che lei non ci dirà, ok? Quindi mi viene questo da chiedere. Essendo che il signor Vescovo non è mai stato giustiziato o penalizzato, oppure non so sì, che è stato penalizzato. Sistema. Non so come funziona il vostro sistema. Allora, che cazzo viene qua e mi dici cosa fa? Ma io sto parlando, non è che so tre cose. Devi iniziare a rispondere bene, signor Dono. Mangi un po' di quelle patate. Io non devo rispondere a nessun bene. Voi siete venuti qui a dirmi cosa fare nella mia nazione. Non ha capito. No, noi non siamo venuti al momento. La sua vita è a rischio. Lei al momento deve rispondere alle nostre domande. E sto rispondendo. Vi ho chiesto che cazzo mi interessa. Sì, ma senza usare questi toni, signor Dono. Se vuole che facciamo muovere i nostri uomini sulla sua famiglia, ce lo dica subito, ci mettiamo veramente poco. Mandiamo qua il facchino a chiamare gli altri uomini e vede che velocemente sua moglie fa una brutta fine. Chissà, strano che non siete andato a fianco all'impero barbaro che ha letteralmente distrutto un regno e ci attaccate. Questo a noi non ci interessa l'impero barbaro, noi stiamo amministrando tutti gli imperi o le nazioni con un minimo di cervello, ok? Ah, quindi siete andati anche nell'impero Sherman e avete amministrato l'impero Sherman. Certo. Sì, certo. E io sono Babbo Natale. Non noi personalmente, ma alcuni componenti della nostra organizzazione, ok? Quindi lei non lo può sapere e non lo saprà mai, anche perché con gli arabi bastardi e con quelli dell'impero Sherman non credo che lei ci abbia così tanto a che fare, ok? Chi te lo dice? Quello che sappiamo ci sono stati pochi contatti, più che inviare truppe non avete avuto molti contatti. Non so, voi siete venuti sparati qui vicino a me e mi avete detto noi sappiamo tutto e poi mi dite da quello che sappiamo. Ossia tutto. No, allora, ci sappiamo tutto, non sappiamo tutto, se no saremo qua a interrogarlo, ok? La mia domanda, ritorno sulla mia domanda. Qual è il vostro problema, come viene gestito un regno? Il nostro problema è che se voi continuerete a gestire il regno in questo modo, cadrà sicuramente in rovina, ok? Noi siamo qui per salvaguardare sia lei che sia il suo popolo. Ah, quindi venendomi a prendere con tre armi, mettendomi in un angolo praticamente, certo, sotto la montagna. Questa cosa deve rimanere segreta e fuori dallo sguardo comune, ok? E poi avete interrogato mezza popolazione. Sì, non in mezzo alla città. Nessuno ha visto nulla. Infatti non credo che lo sapesse neanche lei. Lo sapeva? Ovviamente no, più domande. Andiamo avanti. Boh, comunque. Continua, dai. Fammi capire allora, dove vuoi arrivare, perché il mio dubbio. Voglio arrivare, allora. Fammi ricominciare, vediamo se stavolta si riesce a dialogare. Allora. L'organizzazione dello Stato è corrotta, sì o no? Allora. Io, sincero, ripeto la stessa cosa che ho detto io prima. Sì. Il regno, che ci sia corruzione, c'è stata, ma adesso, se c'è ancora, è abbastanza bassa rispetto a prima, ok? E dove è presente questa corruzione? L'altra volta, nella chiesa e nel palazzo di Asdrubale. Okay. Avete, essendo che abbiamo già interrogato il cosiddetto capo della polizia e da quello che abbiamo capito le vostre indagini fanno acqua a tutte le parti e fanno schifo, avete delle prove per confutare questo? Uno, due, avete un modo per risolverlo? Sì o no? Sì, abbiamo metodi di risolverlo, visto che il vescovo, da quando sappiamo molte cose, non sta facendo le stesse cose di prima. Ma io sono sposata col dottor. Ok, non sta facendo le stesse cose, cosa faceva prima? Di nuovo, contrabbando, prendeva armi di nascosto, faceva cose di nascosto.
e adesso non lo fa più come prima. Ok, e abbiamo chiesto direttamente all'interessato, da quello che abbiamo capito. Neanche il signor poliziotto sa cosa contra se contrabbandava o cosa contrabbandava. Ma come fai a non saperlo che ne abbiamo parlato di lui? Appunto, ce l'ha detto a noi e abbiamo solo saputo che vi fidate ciecamente di un cosiddetto rappresentante del vostro stato arabo che vi dà tutte le informazioni senza pensarci. Ok? Chi è? Ma che cazzo stai dicendo? Tu sei ubriaco? No, voi vi fidate, almeno il Ma ti signore pare che che io ha le mi fido di uno indagini. che è di una fede diversa? Morirei, preferirei Non è che... vero, perché le indagini si basano solamente su quello che ha visto l'arabo, No, senza un questa è una minimo di cazzata prova. perché noi abbiamo le nostre spie, persone che lavorano per noi proprio per spiare queste persone. Voi venite qui dicendomi questo, noi sappiamo, eccetera, ma no, a quanto pare non credo che sapete tutte queste cose. Noi, allora lei, Doge, si deve capire che noi stiamo intervenendo per salvaguardare il suo stato che sta cadendo in rovina, ok? Se continuate così cadrà in rovina. Dobbiamo solamente farle capire e Dammi una poi prova che dovranno sta cercare. accadendo. Allora, Ora. non è solamente perché avete le casse piene dello Stato, allora non cadrà mai in rovina. Non ho mai detto che cadrà in rovina. Noi siamo una serenissima repubblica. Se ci sono voti a sfavore del mio governo, votano a sfavore. Non siamo Ma io non mica sto un parlando del suo governo in particolare, io dico dello Stato, della nazione, della popolazione. A noi non ci interessa del suo governo, a noi ci interessa di tutto l'insieme, Ma ok? dimmi perché dovrebbe cadere? Anche se ci fosse Perché la sei sicuro? corruzione. Io ti sto chiedendo questo, anche se ci fosse corruzione, cioè contrabbando, tutto quello che vuoi, come può cadere uno Stato Perché per queste l'organizzazione è sciocchezze? scarsa e potrebbero insorgere dei problemi anche all'interno della popolazione. Questo è quello che sappiamo. A me l'unico problema è stato che Osiris stava cadendo per l'attacco dei barbari, dov'era la vostra amministrazione in quel caso? Noi non amministriamo le guerre interne o esterne, noi amministriamo il popolo, noi siamo, tuteliamo il popolo, ok? Tutela il Poi, popolo, quindi noi stupri, non possiamo, noi siamo massacri. un'organizzazione Allora esterna, risponde noi a non questo: abbiamo stupri, guerre. massacri di bambini e di donne nel mio regno con Non... l'attacco dei barbari, è giusto? Nessuno ha detto che è giusto, ma non mi sembra che anche voi, il vostro E regno, allora che venga a reagisse. fare qui a dirmi come amministrare il mio regno? Se poi mi dice si contraddice da solo. Io non mi sto contraddendo, No, ok? va bene. No, io non le dico come amministrare il suo regno, le dico di salvaguardarlo il meglio possibile e le sto facendo notare. Minacciandomi con una persona con una spada, un'altra con l'arco e lei mi ha Certo, picchiato perché lei non ci vuole sette stare a sentire e comunque non è molto diplomatico in volte. questo Ah, perché dovrei essere diplomatico con una persona che mi punta l'arma addosso e mi dice vieni con me, mi porta in un posto isolato dove potrebbe momento. uccidermi. Allora, questo è l'unico modo che abbiamo per lavorare, quindi dovrebbe capirlo Ah, ok, anche quindi minacciate le persone per guadagnarci i soldi sopra. lei. No, noi non stiamo Noi guadagnando minacciamo nulla su per questo. guadagnare soldi, ma che sta dicendo? Noi Ma stiamo rivelo il lavorando vostro in questo segreto. momento, ok? Per me quello che Comunque, fate, secondo me, è abbastanza futile. e a me e a noi Non non è ce ne futile, non frega è un futile, perché cazzo. noi... No, Ah a sì, noi ma non ci dobbiamo interessa dirlo a lei, quello che pensa sicuramente. lui. Allora, dal Ma chi è il capo momento in tra cui il i tre? Chi è il capo sistema... tra i tre? Nessuno è il Scusami, capo non qua, sono tutti fatti seri. suoi. Mi faccia parlare un attimo. Dal momento in cui Ben ci ha detto che più della metà dello Stato è corrotto, sta svolgendo delle indagini con il capo tesoriere, quindi non ha neanche truppe belliche. Questo Stato sta cadendo in rovina se lasciamo da parte i soldi. Lei per ogni guerra chiama solo alleati, lei non ha forza bellica. Chi le ha detto che non ho forza bellica se ho letteralmente tre vassalli come regni? Cosa cazzo stai Mi facendo? sto un attimo incazzando, scusate. Si sta incazzando perché semplicemente ammetti che il mio regno ha tre vassalli o più truppe del tuo regno, probabilmente. Non so se lei l'ha capito, ma Vabbè, il stiamo regno è parlando di quello che questioni siete, sovranazionali. probabilmente siete qui a fare la chiacchierata. Voi questo e questo. Dove eravate voi quando ci hanno attaccato più di 4.000-5.000 Noi, ve truppe? l'ho già detto, noi non Abbiamo gestiamo vinto, questo sì o tipo di no? organizzazione. Non Abbiamo mi vinto, sì o interessa no? Il cosa ha regno è fatto. caduto? A noi non ci interessa Allora, del perché mi regno. parli di forze belliche? E poi Non io lo ti dico: il so, regno noi ci ha possiamo. attaccato e abbiamo vinto, e mi rispondi a noi: non ce ne frega un cazzo. Allora, che cazzo mi servono le forze belliche? Ma da dove venite? Da un circo voi? No, allora, qua c'è stato un misunderstanding, Ma non ok? c'è stato nessun misunderstanding, non c'è stato. Allora, ascoltatemi un attimo. Ecco, questo volevo dire. Va bene. Signor, no, fa un cazzo, l'unica roba che dovresti fare. Vabbè, pure voi entrate. Sì, Allora, io ridi che poi si ripeto il vede. mio punto di vista. Magari mi sbaglio, magari sono giusto, magari sono io saccente perché ho vinto una guerra contro i barbari. Però
Ditemi perché avrei bisogno del vostro aiuto, ditemi perché il mio regno dovrebbe cadere. Allora, noi non è che avrei bisogno del nostro aiuto, noi le stiamo semplicemente consigliando di amministrare meglio il suo regno. E allora, dimmi come amministrare... No, in caso in cui dovesse cadere, entreremo a far parte noi, prenderemo in mano la situazione. Però a quel punto il regno non ci sarà più. Sì, ok. Dimmi come amministrare meglio un regno, dai. Gliel'ho appena detto. Lei non mi risponde alle sue alle mie domande, le dico. Te le ho risposte alle domande. Come mai l'organizzazione è scarsa, come mai il popolo... Tu mi parli di corruzione in base a cosa? In base alle informazioni che abbiamo. Corruzione per te cos'è? Cosa vuol dire corruzione per me cos'è? Corruzione è dei funzionari dello Stato che non svolgono il loro lavoro, che sono... Dimmi nomi e cognome di chi non lo fa. Accettano, chiudono gli occhi, questo Stato non può andare avanti così. Ok, ripeto la stessa domanda per la millesima volta. Dimmi come risolvere questo problema e dimmi nomi su carta chi fa queste cose. Allora, prima di tutto io non devo dirle proprio un cazzo. Io allora, che mi dice a fare? Vengo qui, lei diamo consigli, l'aiutiamo. Che aiuto è? Lei non mi deve fare le domande, sì, io qua quello di fare le domande, ok? Va bene, fammi le domande. Io le sto semplicemente consigliando di gestire meglio il suo stato. Ok, okay? Va bene, fammi le domande. Facendo, no, adesso io non mi interessa come lei lo gestirà, perché poi se andrà male, andrà quello che sarà. Ok, va bene, io ti ripeto per la millesima volta, fammi le domande, sono qui per rispondere a qualsiasi domanda. Ok, no, le domande le abbiamo già fatte, sto solamente dicendo di... come dire, gestire meglio il suo stato, eliminare questa corruzione e ascoltare il popolo, che è la fonte principale di uno stato, e mi sembra che il vostro stato non lo stia ascoltando per niente. Sì, come, ma io ripeto, il mio compagno vuole dire qualcosa, un po' di cazzo. No, voglio sentire un attimo che dice. Che sono curioso. Io voglio semplicemente che lei mi faccia domande e basta. E io rispondo. Ok, non mi ha risposto però. E rifalla, aspetta, mi ha dimenticato la domanda. Ok. Allora, il suo stato è corrotto? Il suo popolo è contento? Una la vuoi, mi fai 10 due secondi. Funziona bene? È tutta unita questa domanda. Come alcune cose sì, alcune cose no. Come faccio a rispondere 7 domande in una? Mi risponda, come mai il suo stato è corrotto? Il mio stato è corrotto perché... ci sono persone che vogliono fare abuso dei propri poteri. Ok, e chi sono queste persone? Di nuovo, Felipe e Asdrubale, principalmente. Okay. Che se lo fanno gli altri, ne sarei sorpreso anche io. Ok, noi sappiamo che... E Simon, momento... giusto, ho dimenticato l'arabo, che ha fatto abuso di potere anche lui. Perfetto. Siamo abbastanza sicuri che non solo loro fanno abuso del cosiddetto potere. Vabbè, vuoi dirmi Ben? Va bene, ok, dimmi anche di Ben. Ok, poi può essere anche lui. Adesso, lei ha un modo per risolvere questa corruzione? Sì, tagliando la testa a tutti e 3 o 4. Ok, e poi come amministrerà il suo stato? Con altre persone nuove. Ok. Questa cosa è una cosa che succederà o sono tante chiacchiere e basta? Può succedere. E in che modo potrebbero succedere queste cose? Con gli assassini notturni. Non sei capace di muovere un'indagine. Ma il problema lei mi fa, allora lei mi sta dicendo come risolvere. Sì. È ovvio che non posso ucciderli perché sono parte integrante del villaggio, okay, del regno, hanno sacrificato anche la loro vita per il bene del regno. Sì. Ok, perfetto. Lei mi sta dicendo di letteralmente di eliminare, di risolvere il problema in 2 secondi. I problemi si risolvono col tempo. Io non le sto dicendo di risolvere il problema, io le sto dicendo se lei, io sto cercando di capire se lei è consapevole di quello che sta succedendo. Certo che lo sono, ma che mi hai preso per scemo? Da quello che capisco, no, non è consapevole. Allora dimmi i problemi tu, di nuovo ti dico la stessa cosa. No, è lei che deve gestire il suo stato. Ma che significa? Allora che cazzo servite? Noi siamo qua per aiutarla e per... Ma non mi aiutate se non mi dite le cose. Che aiuto è? Ma lei le sa tutte le cose del suo stato. Allora, che cazzo dici a fare che non le so? Ok. Stiamo raccogliendo informazioni e stiamo cercando di aiutarla. Ok, perfetto. Ma aiutarla non è che io devo trovare una situazione, una soluzione. Ok, non ho detto che devi trovarmi la soluzione. Okay. Se tu hai interrogato le persone e sai chi è corrotto, perché non dirmelo e risolvo il problema così pace, anima e salvato e villaggio? Perché non è lo scopo della nostra organizzazione, ok? Allora, ripeto la stessa domanda prima. Allora che cazzo è venuto a fare qua a dirmi... Noi siamo venuti a farla ragionare.
perché così non può andare avanti, semplicemente. Ma io sono un po' sconvolto dalla vostra funzione di questa organizzazione. Mi sembra abbastanza deludente, se posso dire. Poi magari mi sbaglio io, potrebbe sicuramente essere. Sicuramente non siamo qui per favorire una nazione rispetto all'altra. Ma non sto dicendo di favorire la nazione, però venirmi qui a farmi la romanzina e poi non mi dici il nome di chi effettivamente si comporta di merda. Eliminare è lei che deve gestire il suo regno. Allora io ti rifaccio se di nuovo lei la. Se non vuole più gestire il suo regno, lo prenderemo in mano noi, deve decidere lei questo. Facciamo i nomi dal momento in cui all'interno del suo stato ha il capo dei poliziotti che è corrutto e tra l'altro non ha neanche forze armate il suo poliziotto, dal momento in cui due vescovi sono corrutti e un barone è corrutto. Secondo lei quale può essere la soluzione? Semplicemente può cambiare il governo, ma non cadrà la nazione. Può cambiare il governo, ma non la caduta della nazione. È semplice. Quindi questa è la soluzione sua, cambiare il governo? Non sembra no. Tanto semplice. Non è questione di cambiare governo, è che se ci sono problemi, le persone hanno problemi, pensano anche che fa schifo una cosa, la si può cambiare. Questo spero che succeda, se no sarebbe già caduto il vostro regno. Ma tanto il regno non cadrà. E questo perché lo dice? Perché per quanti alleati abbiamo e vassalli, come può cadere un regno? No, io non dico che cadrà per cause esterne, cadrà per cause interne. Lei non ha paura, anche se ha degli alleati e potrebbe essere o accoltellato alle spalle o così. Lei non ha paura di cosa, mi dica? Lei non ha paura che una di queste persone corrotte la potrebbe tradire? Ma se questa persona mi tradisse e prendesse lei il potere di Osiris, mi farebbe soltanto un grande piacere. Allora perché non si depone se non lo vuole fare? Perché so che gli altri sono incapaci, ma voglio vedere. Dove sta andando? È successo. E che cazzo? Vabbè. Quindi mi sta dicendo che gli altri sono incapaci e lei è l'unico che può aspettate, portare avanti. Mi sta chiamando una spia. No, no, vai per vendita. Sto solo dicendo, semplicemente, in modo più chiaro possibile, che il regno cadrà nel momento che io sarò deposto. Ok, e ha appena detto che lei le farebbero solo un favore se la depongo. Sì, perché voglio mettere alla prova gli altri. E perché questo non lo ne parla con i suoi funzionari allora? Perché loro possono fare una cosa semplice: votare a sfavore della mia corona. Cioè corona, del mio doggiato. Ok, ma se vabbè. Perché non lo fanno? Da quello che sto capendo, lei ha uno stato in cui non parla con i suoi funzionari, non chiarisce queste cose. Insomma, non ha una buona vita. Ah, quindi lei dice, ok, vado dal vescovo, dico, tu sei un traditore, hai fatto contrabbando con i pirati, sei un minchione. No, io dico nella gestione dello stato, non nel contrabbando. Ma nella gestione dello stato abbiamo le nostre riunioni, tra cui me l'avete fatta rimandare. E gli altri si sono chiesti dove perché sono. Perché qualcuno ha detto che ci mettevamo poco, ma invece non è vero. Vabbè. Quindi, chi è che sta intracciando il mio governo? Lei stesso e i suoi funzionari. Oh, io penso proprio voi che mi avete fatto rimandare appunto una delle riunioni che non credo parliamo. Che sia questo caso. La stiamo solo facendo ragionare. Dovrebbe esserne grave. Io sono stato molto sincero e molto chiaro sulla cosa. Non penso che sia. Dovrei dire altro, o no? No, per me abbiamo anche finito. Ok. Semplicemente le ho detto la cosa. Voi mi parlate di corruzione, lo sappiamo. Stiamo lavorando per migliorare queste cose. Il problema è che abbiamo capito che non riuscite a lavorare bene e quindi dovete svegliarvi. Ok, tu mi dici il tuo regno cadrà, ma dimmi come può cadere un governo se c'è un doggiato dove è presente votare a sfavore e mettere qualcun altro al mio posto. Perché se i funzionari più vicini a lei sono corrotti, la probabilità che il governo cada è molto alta. E anche essendo il popolo non contento di tutto quello che avviene, e anche avendo non avendo un corpo armato, e quel poco che c'è è disorganizzato, non sa gestire neanche una indagine. La ripeto, la maggior parte degli uomini sono morti in battaglia. Cosa si aspetta? Che avevamo l'esercito ancora? No, lei si deve dar da fare per farlo. Ok, allora facciamo una cosa: fammi nascere i miei uomini caduti in battaglia.
Fai rinascere la popolazione dei vassalli morti in battaglia. Questo non sono io che devo farlo. Appunto, lei mi sta venuto qui a dirmi: ma lei non ha un esercito. È normale che non ha un esercito, sono tutti morti in battaglia. Il 90%. Tutti morti, tutti. Il 90% dell'esercito. Il 90%, casualmente tutti i poliziotti sono morti. La maggior parte degli alleati che avete sono morti. No. Mi sta dicendo che in caso di attacco lei andrebbe in rovina. Anche perché attualmente non siamo così deboli, perché c'è Volperos, il regno di Turks, che si è ripresa grazie alla nostra liberazione del villaggio. Volperos è un villaggetto così. Non ho detto Volperos, ho detto il regno di Turks. Ha detto Volperossa prima. Vabbè, era per far capire il regno che intendevo. Da Volperossa fino all'ultima fortezza. Vi ricordo che quello è territorio di Turks e ha giurato fedeltà al regno, alla Repubblica. Vabbè, per me abbiamo finito. Per te abbiamo finito. Va bene. Io vi ho detto la mia. Ci sono corrotti, lo sappiamo. Stiamo lavorando e faremo del nostro meglio. Io non sto dicendo solo. Se le persone che lavorano al governo. Ma se le persone che lavorano al governo non mi hanno ancora votato a sfavore, vuol dire che a loro va bene come stanno le cose. No, vuol dire che hanno altre cose in mente, signor Doge. Dimmi, una rivolta. Che senso ha fare una rivolta? Se possono votare semplicemente a sfavore di me. Lo deve capire lei. Questo. Noi non siamo qui per dirle cosa deve fare, siamo qui solo per farla ragione. Adesso abbiamo finito, devo anche andare. Le dico solo una cosa e poi può andare. Il signor Ben non solo ci ha detto tante cazzate, ma ci ha detto anche che lei è corrotta. Faccia attenzione a chi avvicina a lei e prenda. Che cazzo è fatto? Io corrotto, va bene. Prenda, ma è quello che ci ha detto il signor Ben. In tal caso avesse detto una cosa falsa, ci pensiamo noi a prenderlo. Ma allora facciamo una cosa, visto che sono un uomo corrotto come dice, ora mi vado a dimettermi. A me non mi interessa proprio lei cosa fa o cosa farà al momento. Stiamo un attimo finendo questa discussione. Non lo so se lei, dal momento in cui Ben ci ha detto che lei è il corrotto, adesso o lei sta mentendo o il signor Ben sta mentendo. Lei deve prendere una decisione all'istante. Cosa, diciamo, di cosa vuole fare con i suoi funzionari più vicini a lei. Lei è corrotto, sì o no? No. Perfetto. Va bene, basta. Adesso ci dobbiamo accertare se lei ha detto una stronzata o il signor Ben ha detto una stronzata. Possiamo, può anche andare adesso. Vado a fare questa sua riunione importante. No, non la faremo più. Va bene, arrivederci. La faremo un altro giorno. Oh, da che la grande puttana è nonna. Salve, cosa è successo? Allora, senta signor Doge, le volevo parlare sul fatto della causa che vogliamo intentare contro il barone e Felipe. Sì. Allora, siamo riusciti a trovare una persona che proverà a incastrare il signor Felipe, cercando di farsi vendere un'armatura. Come diciamo il nome però? Il problema
che ci è venuto in mente noi è che noi non abbiamo poi in caso una fattura da parte di Felipe che effettivamente è avvenuto questo scambio. Quindi come facciamo nel caso in cui lui dica avete delle prove? L'unica prova è la testimonianza di colui che si farà vendere l'armatura, che magari farà anche denuncia. Anzi, gli abbiamo caldamente invitato a fare denuncia. Ma possiamo dire Doge ci abbiamo mandato, giusto? Per ora lasciate stare, non passate troppe informazioni perché è successa un'altra cosa di cui non posso parlarvi per ora. Ok, però il problema è in sede di processo la testimonianza di questa persona Felipe. Può essere vista come unica e quindi Felipe non può controbattere questa cosa. Vuoi ghiaccio? No. Perché altrimenti Felipe ci viene a dire mostratemi la prova per cui l'abbiamo venduta e noi effettivamente non possiamo avere una prova perché fuori RP Minecraft non ti permette di me dare una prova a queste cose. O facciamo fattura o le prove non ci saranno mai. Il problema sai qual è? Hai un secondo testimone. Quella cosa che gli ha craftato Simon non ha mai incontrato quella persona. Non gli ha mai venduto l'armatura. Simon è un altro testimone. Simon è un altro testimone. Ah sì, ok, Simon è un altro testimone. Lui dice non l'ho fabbricata io, hai la seconda prova. Ok, quindi è inculato, capisci? Perché poi noi vogliamo, la nostra idea è quella di... Basta semplicemente però trovare qualcun altro che magari ci dica la verità e che testimonia a favore di Felipe. Sì, quella persona che dovrebbe andare a farsi vendere l'armatura ce l'abbiamo già. Ok, sì, ci serve un altro che è stato venduto la roba. E io so chi chiamare, perché già l'avevo detto che voleva abbatterla. Allora, noi vogliamo poi, prima di fare un processo generale, utilizzare questa cosa qua contro Felipe e farlo parlare sugli affari del barone. Diciamo che se incastriamo il signor Felipe, magari lui può dirci molte più cose del barone. Esatto. Visto l'idea, che... l'idea nostra è non iniziare a indagare su entrambi, ma indagare sull'uno, prenderlo e poi farlo parlare. È alle strette, capito? Quando qualcuno è sempre alle strette, parla. E da lì magari possono uscire molte più cose che noi non sappiamo. Perché effettivamente sul barone non abbiamo nulla su cui poter indagare. Più che altro, in questo periodo c'è anche un'altra cosa da tenere conto. Ho avuto modo di pensare a queste cose. Dalle guerre dei barbari, che purtroppo, lo sapete bene, ancora non sono finite, abbiamo perso tra l'80 e il 90% dell'esercito. Sì, l'impero Shaman. No, l'impero c'è barbaro, che abbiamo tra le battaglie. Ci ha detto il signor Salomon che il suo impero si sta ritirando. Sì, e questo è un gravissimo problema, perché vuol dire... Stiamo rimandando oltre l'attacco ufficiale contro i barbari. Non sappiamo effettivamente la loro diplomazia con i vichinghi. Possono farci guadagnare tempo. Siamo con le spalle a muro. Siamo con le spalle a muro e non abbiamo truppe, non abbiamo un esercito. Potremmo essere a rischio anche di una rivolta. In questo caso, arrestare il signor Felipe potrebbe comportare una rivolta del signor Asdrubale contro il governo e contro i suoi alleati, esatto, che sono alleati ma con lui. Non abbiamo un risorso per fare battaglia anche con loro. Ma se abbiamo anche le prove contro il signor Asdrubale non può fare nulla. Sì. Come li arresti se non hai truppe? Beh, in realtà un po' di truppe l'abbiamo tra marinai e... No, lo metto in dubbio in questo momento. Vabbè, ok che non siamo tutti online, lascio un attimo fuori l'RP. Però chi dice che una parte di quelle truppe non è alleata a loro? Chi dice che qualcuno non sta cospirando contro il nostro... la nostra repubblica? Duncan sicuramente no. La signorina Stella non penso proprio. Vabbè, la signorina Stella è uno degli elementi chiave per incastrare Felipe. Ah, okay. Poi c'è Turi, quelle... Turi vabbè, ha fatto parte di quella cosa lì, però lasciamo stare. Sì, ma loro possono tirare in mezzo i contadini. Ricordati, il popolo è più forte di un esercito. Beh, se magari mettono popolo, no? Se loro mettono
malcontento nel regno. No, no, Nati, vai a dormire. Credo che andrà a favore di chi sta violando qualsiasi legge dell'impero. E se invece loro pensano che noi violiamo la loro libertà o la loro, il loro governo? Per cosa? Per la possibilità. Che senso? Le tasse, le cose eccessive, i limiti, tutto ciò quello che abbiamo creato fino adesso. Dimezziamo le tasse, allora. E ce li teniamo un po' più stretti, non lo so. Ovviamente non sono... Diminuire le tasse significa perdere, iniziare a perdere soldi. Ok che siamo ghiotti di soldi, ma i soldi possono servire per tante cose. No, dimezziamo le tasse finché magari non... affondiamo il signor Felipe. Ma il problema secondo me non è il signor Felipe. Cioè il signor Felipe sì è un problema, perché comunque rappresenta signor la fede Felipe, e quindi ai templari grande, il problema più grande è il signor Trouble. No, ma il signor Felipe non è da sottovalutare, perché i templari con lui, quindi vuol dire che almeno esatto. Quattro uomini lì a lui. E quindi non è che ci possiamo mettere contro Felipe, quello è quello il cazzo del problema. E se ti metti contro Trouble vuol dire che ti metti in mezzo contro un quartiere che magari possono votare a favore suo. Diciamo che siamo stati sfortunati, perché purtroppo abbiamo molte meno truppe ora che stiamo andando avanti con questa qui. Con la guerra, dillo veramente. Il processo potrebbe mettere malcontento, ma i signori del quartiere di Asdrubale non possono dire nulla su quello che noi decideremo. Anche io faccio parte del suo quartiere, comunque, così tra virgolette. Sì, vabbè, ma quello è diverso. Tu hai solo delle proprietà. Ma chi ti dice che magari i cittadini di quel quartiere sono felici di avere barone? Ma chi sono i cittadini di quel quartiere? Porca puttana. Daniel, cioè Giotto, Wolverine, Carlo, Stella, Vertiver, okay, Scogna, Cibi. Aspetti un attimo. Ok, lei ha nominato Simon, che è quello che l'ha denunciato per primo. Vabbè, Wolverine e suo fratello protegge suo fratello, ok. Esatto. Poi abbiamo Ben, che è qua con noi. E chi ti dice che è Stella, ok. Joe potrebbe partecipare a favore del barone. Il signor Scogna potrebbe partecipare a favore del barone. Non è che tre. Sì, ok. La moglie di Scogna potrebbe partecipare a favore proprio di suo marito. Sono comunque solo tre. Contro... Sì, c'è anche... E dei Templari devi mettere Felipe. Dan probabilmente molto religioso, aiuterà il suo alleato. Gli altri templari. Però, Sì, quindi ma i templari sono i templari. C'è un conflitto praticamente, vivo. Cioè succede un casino dopo. Ci sarà un conflitto interno. Però non possiamo ignorarlo. Possiamo rischiare molto, come non rischiare... Allora provate questa tattica e vedete se funziona. Se non funziona penseremo a un altro piano. Agite con cautela e vedete se riuscite a incastrarla. Va bene. E lei vuole rischiare Doge? Certo, dobbiamo. È per il bene del paese. Sì, è per il bene di Osiris. Questo volevo sapere. Ok. Grazie, vabbè. Signor Doge. Nessun grazie. Problema. Che tarantello, voglio che tarantello. Figo come sta me. Ok. Mi fa uno sconto di 1, che ne ho 49 dietro di me. Vadi. Grazie. Hai ragione, poi io se andrà. No, mi tocca andare al primo print. No, va bene. Vale, per qualunque cosa svegliami. Va bene? Sì, Nate.
Non ti fare problemi. Dormi tranquillo. Dormi piccina, dormi bambina. Dormi piccino, dormi bambino, dormi. Questa sera io ti do un bacio forte forte. Ma che cazzo? Oh, dodge. Salve. Dica che devo pagare le tasse io. Certo, a casa. Ah, e le tue attività? Quanto devo? Tu hai attività? No, non ho attività, sto andando a casa. Sono a 10 monete. A posto, le porto subito. Perché sei lei Comunque 30? mi scuso. Cosa? No, Cosa? No, non credo, costa 30. Ok, no, niente. comunque mi scuso per non essere venuto in live. Dovevo venire prima, però non sono venuto. Ah, va tranquillo. Ma va Pensavo bene, questo. porto subito le monete. Vai, vai. No, ma ok, Osiris finisce verso mezzanotte e l'una. Mi ero dimenticato di rispondere. Abbiamo avuto una sessione lunga di chiacchierate. Toro tutto, toro tutto, toro che cazzo è con un castello? Minchia, qua non finiranno mai. È veramente enorme. Sono venuto a prenderle di persona. Perché Ok. c'è una cassa nascosta? Non si sa mai, magari ladri. Ma non ce l'hai Eccola lì. la chiave? Lascia l'acqua qui, Anna. No, non ce l'ho. Come no? Cioè, tu non hai la chiave per chiudere la cassa tua. Esatto. Venga con me, dai, venga. Vieni, Anna. Portati i soldi, un Tieniti cinquantino. l'acqua vicina. Quanti servono? Ma porta di 50 per sicurezza. Venga, venga. Ma che cazzo è successo qua sotto? Un creeper? Cioè, oddio, No, creeper no, è fuori. impossibile. Forse mi sono due creeper. Prima dicevi che volevi lavorare. Sì, ho bisogno di qualcuno che mi faccia fare nuove entrate. Uè, capo! Vedi, Venga. signor, come cazzo Sì, si chiama? sono andato. Asterio, lui è un altro lavoratore. Aspetta, venga qua un attimo, signor Alex. Portati le stampelle. Ce l'ho Signor qua, qua, diciamo. questo. Vorrei correre come su Minecraft. Però poi è arrabbiato.
ti dico solo. Poi c'è un problema. Ti dico solo una cosa, siamo che. Devi stare. Devi stare attento. Non me ne fuzzi, aspetta l'esilio. Appena arriva l'esilio, prima che cosa. Il tuo popolo ci ha rivoltato le spalle anche. Ah sì, Doge, il nostro popolo, cioè Sherman si è ritirato dalla guerra, ha detto che ora ci ha aiutato in troppe guerre, ora già già per la valenza da solo. Sì, lo so. Cerchiamo di vincere la prossima volta, mi raccomando. Adesso perdiamo qua. Ah, comunque se hai fatto vedere che è uscito anche dalla guerra. Non è perché abbiamo siamo. Ha usato troppe troppe e poi perché non vede di malocchio la regione anticorruttiva, soprattutto. E poi perché Volpe Rossa è un vassallo e non è uno stato indipendente come prima. Chi? Vabbè, il tuo popolo può fare. Volpe Rossa, prima che era un villaggio indipendente. Sì, vabbè, ora ha giurato fedeltà a noi, infatti sono grazie a loro che però i barbari non si vedono. Ormai hanno il sangue che ribolle dentro, vogliono massacrare. Però Sherman ci dobbiamo tenere comunque pronti. Comunque Sherman comunque ora ha iniziato una via una mira espansionistica verso l'est. Sono molti piccoli città che si vogliono ribellare a un grande regno che è dell'est. Il miglior produttore, non so, l'avete sentito, perché là ci sono i miglior fabbri del mondo. Sì, giusto. Veramente all'est. Mai sentito. Vabbè, ma perché tu non vieni dall'est? Come Samir, sicuramente Samir lo conosce. Allora, io ho avuto un'idea. Ho una grande idea. Dici. Allora, signor, tu sei di fede sircana, giusto? Sì. Ok. Io ti propongo una cosa. Dici. Ti prometto che in caso di vittoria la tua fede sarà riconosciuta nello stato. E non sarà più un'eresia. Sulla carta è scritto, ma avete reso le persone. Che c'entra le persone? Importante è lo stato, quello che è. Che le persone siano di merda, un altro discorso. Ma a me non mi frega se uno stato riconosce la mia regione. Attualmente la tua fede non è riconosciuta, quindi sei un eretico, secondo tutti quanti. E invece col riconoscimento non, per la metà della popolazione non sei più riconosciuto. Eretico. Io combatto, faccio parte dello stato, quindi per forza devo combattere. Vabbè, spieghi un attimo. Giustamente non ho capito un cazzo. Oggi tu mi dici scusa, se tu vinciamo la guerra dobbiamo fare bene riconosciuto. Io già grazie al cazzo che entro in guerra io, no? Per ora devo fare un altro ferma, che non posso più indossare l'altro. Che cazzo è attivo? Con la di del califfato, perché altrimenti verrà ricoperto di vergogna. Boh, intanto tu giura fedeltà in caso di guerra civile. Guerra civile, perché? Ti sto chiedendo questo, giuri fedeltà. Non si sa mai nella vita, no? Perché guerra civile? E non si sa detto mai, oggi, diciamo. Giuri fedeltà, sì o no? Rispondi a questa domanda. Ti devo pensare. Dai un po' di tempo. Dai 5 secondi, dai. 5. No, aspetta un attimo. 3, 2, 1. Un attimo, fammi parlare con una persona. Adesso sono andato a parlare con una persona. Vai. Forse quello che vuoi. Chi cazzo deve parlare questo? Ma sto parlando con i suoi demoni, non capite? Sto parlando da solo, sta parlando. Sì, secondo me sta parlando da solo. È pazzo. È pazzo. Ma da me, ma io... ci vedo posto. Con Alexander sta parlando. Alexander, che sta facendo? Si gira. E chi è con Alexander? Che cazzo ci sta parlando? Chi è con un contadino? Cosa c'entra Alexander? Che ne so. Alexander è pure il minatore di Felipe. Ma mi sa che abbiamo del culo. Allora ci vede, rimaniamo solo a te, mi sa. È Gabri. Io penso che se Daniel non ci aiuta siamo fottuti. Vabbè, tu magari gli puoi proporre qualcosa in cambio per farlo convincere, no? Tipo la l'ho fatto che già. Ti abbiamo ritirato. Vieni, vieni. Oh, salve! Vieni, dai, muoviti.
Dove sta? Allora, compri questo. Che così hai più chiavi in una sola chiave. Ok, e compri questo. A posto, grazie. Va bene? Sì. Ah, posso, volevo un attimo parlarti. Per caso sei tu quello là che dirige il lavoro con la dei poliziotti marinai? Quello dei poliziotti marinai, mi ha detto di parlare con te. Ah, vuoi unirti alle forze militari? Sì, io sono in Sì, perché è l'unico lavoro che c'è. Vai, unisciti alla polizia. Stiamo cercando uomini per la futura guerra che sta per arrivare. Ok, vorrei saperne di più. Innanzitutto come funziona. Spiegagli tutto tu, signor Ben. Lui è il capo poliziotto. Va bene. Poveri animali maltrattati, mi sa che devo dirlo al signor signor Ben. Aspettate, mamma mia. Cosa? Non ho capito. C'è Alexander che sta facendo live su YouTube su Lo so. E mi guardo voi mentre giocate. Ah. Così mi addormento, che bello! Ah, ai ai ai. Vorrei che... Non urlare troppo, amo. Vuoi il ghiaccio prima che vado a letto? Non hai preso neanche la tachipirina? No, no, ma non so, mi fa male. Dopo, amo, anche se mi devi svegliare, chiamami. Scusatemi, dai già.
Mi dica, sono qui. Mi sa che si faceva. Cosa? Doge. E io qua stavo, ti sto aspettando. No, cioè, abbiamo ufficialmente un nuovo poliziotto. Sì, ha detto verso mezza luna. Ha convinto? Beh, benvenuto alle forze armate, adesso lo scrivo nel foglio. Oh, yes, this is Star. Lo scriviamo un attimo nel foglio e mettiamo il tuo nome. Tu sei Alexander. Sì. Attualmente sei uno sbirro. Da venerdì prenderai il posto, lo stipendio. Sì, già. Va bene. Già spiegato. Sì. E uno stack, giusto, Doge? 60. Uno stack di monete? 60. 80? Ah, 80. Perfetto. Meglio. Uno, ancora meglio. Sono felice. Ah, esatto. Hanno aumentato. Posso pagarmi già un po' della struttura là. Esatto, l'hotel adesso facendo. L'hotel, esatto. Ma come sta andando l'hotel? Bene? Sì, servirebbe un nuovo builder. Forse settimana prossima arriverà un nuovo builder. Capito, Doge? Azzo, buono. Meglio così. Sì, appena si fa il premium, ma te lo porto. Ah, bravo, bravo. Così si fa. Sì. Doge, lo devi solo scrivere nel libro che è ufficialmente un poliziotto. Sì, sì, scritto intanto sul documento di fuori server. Quello là dove tutto c'è scritto. Dove andiamo a scrivere? Venga. Andiamo a ufficializzare il documento. Prendo le chiavi del comune. Ah, devo passare anche le tue tasse, penso. Ho sbagliato cassa. Qui le tasse. Allora, dobbiamo prima trovare il suo documento, che è... Troviamolo. Alexander, eccoti qua, quindi 1, 2, penso chiave 3. Quindi... Chiave 3. Vedi che precisione. Hai visto? Allora. Alexander, licenza, poliziotto e tu c'hai terreno, non è stato scritto. Terreno, più casa, quanti erano i metri della casa? 10x10, giusto? Oh. Bello. Ho detto la tua casa, proprietà, era 10x10, giusto? Sì, quella lì basta. Ok, sì. Perché non è stato scritto il documento, l'ho scritto io. Allora, a posto. Lei è ufficialmente uno sbirretto adesso. Ne sei contento? Olè. Sì, il mio lavoro perfetto. Già gli ho spiegato. Lui sa benissimo il perché. Dai. Sì. Perché un mondo tranquillo. Bellissimo, guarda. Comunque, Doge, in pratica lui già ha tutto. Gli serve solo lo scudo e poi lo strada, no? Cosa? Lo scudo, gli serve solo lo scudo praticamente. Paga lo stemma. Lo stemma, no? Sì, con lo stemma. Lo stemma e lo scudo, sì. Già l'armatura, già la spada, già tutto praticamente. Già preso l'appuntamento. Non credo che ne sarete molto contenti, ma saranno nerfate le monete nel server dei Job Dragons. E drasticamente. Non si dropperanno più monete gold né platinum. C'è il 10% sull'argento. Non si possono più trovare. Né nei loot. E né tantomeno uccidendo mob. Ma sai perché? Perché anche se uccidi mob buoni. Platinum è un po' difficile trovare. Sì, però vale troppo, capi? Ora vabbè, quelli che hanno le monete le hanno, non fa nulla, però verranno nerfate drasticamente. Perché i mob buoni pure droppano soldi, cioè chi fa in macella praticamente guadagna uccidendo gli animali. Non ha senso. Ma puoi toglierlo. Cioè che... dai mostri, cioè no. L'ho controllato il codice, stavo vedendo un attimo il codice, non si può. Ma peccato, perché comunque c'è, è vero, è una stronzata alla fine. Comunque c'è, uccidi un zombie, c'hai 1000 monete alle bisogno. Ah, posso promettere una cosa, io l'ho letta adesso. Posso togliere però il loot from spawn entity. Questo devo aspettare. Sto qua, parla. Ah, sei qui? Scendo un attimo fuori dal server qua.
verrà nerfato le monete, già stiamo parlando. Ho letto che c'è proprio loot from spawn entity, potremmo toglierlo effettivamente. Capito? Aspetta, loot from spawn. Ah no, spawner. Ok, no, spawn. Ok. Che dici? Secondo te non è meglio? Secondo me è meglio se togli il fatto che puoi prenderlo, capito? Cosa? Cioè, non toglierei lo spawn in sé, ma toglierei il fatto che magari puoi prenderlo e piazzarlo da una parte e poi mi fai tipo Dobbiamo togliere la 100 carry spawn. on. La Quello devi togliere base, ma non lo carry spawn, on però 100 non possiamo spawn. né prendere in braccio né prendere più niente in braccio. No, non la Ti cazzi, togliere. ma si cazzi, Non la però. togliere. Ma Vedi, che allora cazzo vedi, c'era? se uno... No, perché se tu vedi che uno ha lo spawner in casa, apposta gli fai il warn, il ban, quello che cazzo vuoi. Ma metti una regola che non puoi prendere i mob spawner in braccio, non è difficile, perché devi togliere questa funzione? Ma scusami, io posso. Io posso modificare il codice, lo sapete, ma io modifico io i codici. Posso anche modificare il codice proprio di Minecraft e fare in modo che i spawner non vengano più presi. Fai questo, Modifico la però carry on. Se è volete inutile modifico la carry. toglierla la carry on. No, la modifico, posso modificarla. Sì, Aspetta, andiamo a vedere il carry ok. Vabbè, on dov'è. questo sì, ovvio, ci stava in nostro secondo, almeno nel senso che era possibile sta cosa alla fine. Io, no, io ormai posso fare tutto, fra, ho imparato a fare tutto. Bravo i doge. Ti toglie sta cosa perché infatti non ha proprio senso. Vabbè. Allora, render arm true. Arm sure render side of the in the front of the entity phrase. Ma non c'è scritto, ma non è modificabile. Com'è possibile? Ah, ho sbagliato file. Allora, posso modificarlo come voglio questo. Posso anche togliere dalle braccia, cioè tutto posso fare, ragazzi. Grazie. Allora, metto true sui blocchi, va bene? Fammi vedere stacking, però questa roba me la devo mettere nel server anche. Stacking, che vuol dire? Impilamento. No, non credo dobbiamo mettere true sulla blacklist questo. La prossima riapertura di Osiris è Venerdì. quando è? Ah, ok, va bene. Venerdì e domenica. Beh, andiamo a fare lo scudo, dai, andiamo a te. Andiamo. Allora? Va Giustamente, che dobbiamo fare? bene? Sì, va bene. Tecnicamente mettere in ban whitelist block va a intendere tutti i blocchi, quindi casse, eccetera, no? Tecnicamente, mi pare. Giusto? Oh, Giusto quello che ho detto, no? non ho sentito. Aspetta, fammi finire le monete, così le ho finite già, dai. Tanto lo sto facendo adesso. Metti anche questo false. Ok. Salva anche questo. Allora, carry on. L'altro come si chiamava? Cazzo. Ah, che eccolo qui. Andiamo nel server. Tanto finché non lo riavvio, queste cose vengono fatte, quindi. E spostiamo questi due file all'interno del server. Ok, l'ho sostituiti. Appena sei libero, vorrei parlare meglio di questa cosa. Perché io sto giocando a modo mio, non voglio rovinare il gameplay. No, non è rovinare il gameplay, è anche cose che non ci abbiamo pensato, sinceramente. E che sono sbagliate per il server, tutto qui.
se abbiamo noi permesso il carry on, gli altri l'hanno usata, e anche nostra distrazione non averci pensato, come non averci pensato che magari le monete dai drop dei mostri, dagli animali e dai loot erano un po' troppo elevati, quindi praticamente le abbiamo nerfate adesso. Semplicemente non so se devo passare questi file anche a voi, ma penso proprio di sì, perché vengono messe nel server. No, se vengono messe nel server non funzionano automaticamente solo nel server, fra. E che ne so. Tecnicamente anche se tu ce l'hai, no vabbè, no, è meglio sempre passare la patch, forse è meglio. Sono d'accordo, però allo stesso tempo non voglio spendere. Sì, vabbè, ma a me, allora, sinceramente non dico per cattiveria, perché l'avrei detto a chiunque. A me poco interessa quello, le persone cosa dicono. A me poco accortezza che ci sarà sempre qualcuno che si lamenta e non si lamenta. Noi facciamo quello che è giusto secondo noi moderatori. Secondo noi moderatori, che siamo 8-9, è già alcuni si erano lamentati un po' di questa cosa. Ora ne stiamo parlando solo noi due, ma già sapevamo gli altri cosa avevano detto, che si dovevano sistemare queste due cose. L'abbiamo fatto adesso perché dovevamo farlo ed è stato fatto. Poi se un player è d'accordo o disaccordo, un po', diciamo, ce ne grattiamo i testicoli. Salve. Salve, Bisteo. Siamo per fare un bel nerfone al server. Quale? Prima di tutto, le monete d'oro e platino non possono essere più droppate dai mostri e da nessuno. Ah, ok. Perfetto. Abbiamo nerfato drasticamente la moneta d'argento, che c'è solo un 10% di averla, e quella di rame da 80% è passata al 40%. Ah, sì, così almeno droppano di meno. Sì, è perché è troppo, perché anche i maiali, mucche, tutti gli animali droppano troppe monete e stanno in giro, ma veramente troppe. Ah, ok. Eh sì, perché sennò va a finire che chi ha gli allevamenti ne fa abuso, fa più soldi degli altri. Sì, e appunto. Ci sta. Problema è che se ci fosse stata la possibilità di proprio toglierlo, sarebbe stato meglio. Ma non credo che si possa, perché ho letto il codice. Non sono io il creatore. Bisogna mettere bassa la percentuale di probabilità. Sì, quella l'abbiamo fatta, abbiamo messo molto bassa. Il problema è che qua dice, per esempio, enable hilt drops false. Per esempio abbiamo drop coin quando muoiono i player. Ok, va bene. Generate chest loot, va bene. Chest limit 3. Loot from spawner entity. Per esempio abbiamo tolto i spawn. I spawn adesso non danno più monete. Però non c'è, per esempio, che ti scrive l'entità buone o cattive. Ah, ok. Poi abbiamo nerfato anche la carry on. Adesso tutti i blocchi non possono essere presi, né tantomeno le casse. Questa non può essere presa. Possono essere prese solo le persone e gli animali. Ok, perfetto. Tutte le casse, tutti i blocchi, tutti i spawn non possono essere portati, perché giustamente non ti puoi portare in giro i spawner e me ne metti 30 dove effettivamente potrebbe essere la causa come mai il server ticca. Sì. Quindi è questione anche di mettere in sicurezza il server. E due, infatti, probabilmente faremo un po' di pulizia di spawner chi li ha, ecco. Ok. E per forza dobbiamo per forza farlo così, perché se l'abbiamo disabilitato vuol dire che non è ammesso fare quella cosa. Cioè, se ne trovi uno per cazzi tua, sì. Eccetera, ok, te lo puoi fare, amen. Diciamo che se te ne trovi uno ti fai non spawner su quello lì, ma è lì, quindi non è che te ne puoi aggiungere altri. Sì, perché un conto 27 è un conto 1, anche se in realtà se sta parlando a tavolino, ancora non so l'idea degli altri, è proprio di toglierlo da mezzo. Ok. Però non farlo, che si possono fare con no, dai. Toglierlo da mezzo nel senso che non si può fare, ma non puoi togliere spawn perché togli l'RP del server, ovviamente. Vabbè, sì. Quello era abbastanza scontato. Ma comunque ne stiamo parlando così, giusto per parlare. Quindi probabilmente domani mattina, non credo adesso, cioè adesso posso pure provare a pubblicarlo, ma la vedo difficile che me lo riposi. Se lo pubblicano subito ve lo mando. Fai domani. E che ci metto? No, non ho detto che lo metto già nel server. Il server è attivo e funziona, dico per voi per cambiare. Lo pubblico adesso, però intanto voglio essere sicuro di quello che ho confermato, quindi fammi vedere un attimo. Allora, 40%. Ma che ha fatto? Non me l'ha salvato. Ma stiamo scherzando. Dove cazzo l'ho fatto? Ma che state combinando, vedo? Lottano. Si stanno accarezzando.
Ah no, sì, che lo so. Ma sai bene. Ma scusami, scusatemi, una domanda veloce. Ma se io lo modifico nel server, quelle configurazioni, e tu fai, non le hai... Fai un riavvio e sei a posto. Ok, quindi non devo per forza passarla a voi, quella roba, perché tanto conta quello che c'è scritto nel server. È una cosa del server, è una configurazione del server. Lo dovrei testare, in realtà. Vabbè, dopo testo, sì, una dai. Volta che tu salvi la configurazione, se tu al primo riavvio che fai, partono quelle configurazioni, quindi le percentuali cambiano. Ok. Che non è una cosa personale di ogni singolo player, è una cosa del server, quindi del mondo. Sì, sì, ok, quello volevo più che altro sapere. Perché nella waitlist... no, waitlist, blacklist. Totto, che potete prendere le cose in braccio. Spawn, mi raccomando, non li toglierò, perché sennò... Ma non dobbiamo toglierli. No, però... È una questione di fare un regolamento su quello. Si è parlato, semplicemente. No, è un guai, magari si facciamo i livelli. Ma che c'è? Se lo levo, non letteralmente levo il server da mezzo. Come cazzo si chiama? Carrion. Il nome di Dio, dov'è Carrion? Ecco qua. Ma chi si stanno scambiando? Chi è sta femminuccia? Si chiama Barone. Un barone si nasconde. È stato fatto fuori? No, ma come? Ha fatto fuori me. È stato ucciso. A me mi spacca la madura, chi ti ha detto? Ma costa una 5 sta cosa. Immagino. Cornuto. Aia. Per il conde. No. Che sembra diverso. Oh, basta, aspetta, mi sta volentando. Allora, pick up all blocks. Scusate, sì. Raga. Anche perché, allora, sono d'accordo. Allora, anche perché io sto sempre pensando di fare Kraken. Però se non c'è un cattivo e serve diventare diverso. Il punto è che Kraken è un mostro mobile. Ma i cattivi non, nessuno ti ha detto che non ci sono. Perché oggi sono state formate altre fazioni. Oggi è stata formata una fazione di pirati nuova. E server ora stanno entrando persone. Fino adesso ho giocato con 7-8 persone. E comunque c'erano problemi e ancora non tutti erano entrati. Il server ha una settimana di vita. Se tu ovviamente ti metti a farmare 70 livelli e tra 3 giorni hai letteralmente fatto tutto il gioco, è normale che ti annoi. Ah, eccomi qua. Il server stanno entrando tante persone e stanno già facendo il loro RP. Già persone hanno pensato di fare i loro regni, eccetera. Chi invece già l'ha fatto? Che devo fare? Me lo metto in culo sto biscotto? Mangia, non sapevo che biscotti si infilassero nella busta. Questo è vero, ora lo scrivo già qua.
Ok. Madonna, che dolore alla gamba. Se è per un contesto personale, non mi interessa, cazzo mia, non voglio rovinare l'esperienza degli altri. Se è un contesto personale, non capisco quale cosa intendi con contesto personale. Del fatto dell'annoiarmi. Infatti io sto dicendo, se tu dici il server diventa noioso perché hai farmato i mob 27 spawn e facevi 100 esperienza al secondo, quello è un tuo modo di fare subito delle cose e giocare vanilla. Perché io vedo persone, esempio prendo Bisteo, che gioca 12 ore al giorno e attualmente non vedo l'ora che finisce il server per andare a giocare, anche se deve andare a dormire in realtà. Però faccio già un esempio, prendo anche Carlo che è la stessa cosa, e prendo tutte le persone che stanno giocando al server. Se io faccio un esempio, perché ripeto, ognuno è libero di giocare come gli pare, ma se io mi metto adesso a stare lì, questo gli spawn, metto a colpire i mostri tutto il tempo, a livellarmi tutti i personaggi, a farmi tutte le skill eccetera, vengo al villaggio, sono figo, guardate, c'ho l'armatura, e poi giochi vanilla perché non hai contatto RP con nessuno, non fai un RP, non hai una casa nel villaggio, non partecipi alle cose, non fai niente se non esplorare e livellare, è ovvio che ti annoi. È semplicemente questo che uno vuole farti capire. Se tu dici è una cosa personale di annoiarti, grazie che ti annoi. Esempio, sto server qua che stiamo giocando è letteralmente basato sull'RP. Se io sto nell'angolo qua non fa un cazzo, è ovvio che mi annoia a un certo punto, perché non sto a fare un cazzo. Anche se in realtà adesso abbiamo fatto un sacco di RP interessante. Però era giusto per far capire, nessuno sta dicendo oh mio dio Flavio, sei una persona di merda, giochi di merda, non ti vogliamo nel server. Semplicemente grazie al fatto che tu hai fatto questa cosa abbiamo capito. Le monete è un altro discorso. Le monete era già, lo volevamo nerfare, ma per la questione dei spam da portare in braccio è un po' rotta la cosa, e ci sta che dobbiamo toglierla questa funzione. Perché è un conto avere uno spawn e tu dici ok, devo livellare, però ci metto solo con lo spawn almeno un paio di ore per farmi 5-10 livelli, quello che sia, per fare un esempio. Con uno spawn 27, un'ora letteralmente ti sei finito il gioco. Era solo questo per far capire. Semplicemente quello vogliamo dire. Tu stai facendo così. Anche un player normale nel server ha detto ma sta cosa non va bene, perché su tutti i player che ci sono, tutti se ne sono lamentati. Anche chi magari l'ha saputo da altri, perché giustamente è come se tu stessi aggirando la cosa, perché gli altri giocano per divertirsi, perché c'è l'RP, e invece c'è gente magari che punta a tryhardare senza un senso logico. Sì, questo non voglio rovinare gli altri, questo è il mio obiettivo. Io non sono bravo a fare RP, non l'ho mai fatto e non mi piace, però mi sta simpatico e voglio giocare. Ma nessuno ha detto che tu verrai espulso da servo o altro. Ti abbiamo solo detto che come giochi è normale che a un certo punto ti rompi il cazzo. Questo vogliamo farti capire. Se io adesso in questa stanza non facessi questo, sto in miniera a fare sempre le cose de vanilla, perché io questo voglio farti capire. E ci sono le mod nel server, però tu il 90% di quello che stai facendo è vanilla. Non male che ti rompi i coglioni. Se io adesso qua nel server, a posto di fare il doge, a posto di fare RP, a posto di pensare alle mie attività, alle mie cose, e mi metto a giocare vanilla, io già 2 ore fa sarei uscito, perché io vanilla non ci gioco più. Io vanilla dopo mezz'ora mi ha rotto i coglioni. Nel server lì, The Age of Dragons è fatto anche per livellare, ci sta, perché comunque devi fare la classe, livellare, eccetera. Però, faccio un esempio. Bisteo, lui già ha tutta una mente sua sul come progettare, come fare la statistica, dove puntare, cosa fare. Panzer, lui ha pensato di fare Enchanter misto, un'altra cosa, perché vuole fare la statistica da guerriero, perché lui vuole combattere per il regno. Stanno buttando una base, ok? Per questo che vorrei fare il Kraken, per fare la parte del cattivo e giocare con gli altri. Ma nessuno ti ha detto che non puoi farlo, perché lo puoi fare.
Ma la cosa che ti stiamo dicendo è che se tu ti metti a livellare solo, ok, tra 2 ore hai sbloccato già tutte le skill tree. Alla fine ti sei auto rovinato il tuo gioco. Non a noi, perché a noi ci ha fatto notare che carry on, il fatto di prendere blocchi era un problema. Ma già l'avevamo pensato per il fatto delle casse, essendo che per evitare griefing già volevamo farlo questa cosa. Con questa cosa dei spawn mob è un altro punto che ci ha fatto capire che non va per niente bene questa cosa. Semplice. Chiudo la parentesi e metto il punto. Quello che stiamo dicendo è fatti capire che se tu ti isoli, vai in esplorazione, per esempio hai fatto esplorazione con Bisteio eccetera, qualcosa l'hai fatto, ma se tu basi tutto il tuo game sull'esplorare, stare in miniera, ovvio che ti rompi i coglioni. Questo sto dicendo. Per esempio ci sta l'idea di dire: io voglio fare Kraken e voglio fare il cattivo, voglio fare Kraken e dominare i mari. Nessuno ti dice di non farlo. Però qual è il problema al momento? Che però adesso... Aspetta, aspetta, se lui può fare quello che vuole, perché se lui si diverte a fare Vanilla va bene, però dal momento in cui tu vuoi fare il Kraken, è per me una bellissima idea, dal momento in cui vuoi fare il Kraken devi essere per forza potente, ma dal momento in cui tu sei il più potente, noi siamo, non abbiamo livellato quanto tempo, non possiamo mai combatterti, quindi dobbiamo passare settimane e settimane prima che faremo il RP con te. Se tu invece vai un pochino più lento, non solo non ti scocci, ma dai anche possibilità a noi piano piano di avanzare e poi fare l'RP con te e combattere il Kraken. Sì, ma questo l'avevo sicuramente detto anche io, perché alla fine no, noi siamo indietro. No, no, io non c'ero. Io sto solo dicendo che grazie a lui abbiamo capito che la Kerrigan, oltre ad essere un problema, le casse anche con i spawn. Perché non esiste che uno si porta 27 spawn in un punto e farma 30, 60, 70 livelli in un'ora, capisci? Ok, questo sto dicendo. Quindi, essendo che è un problema, lo vogliamo sistemare. Sì, questo è Osiris. Questo era, ripeto, per farti capire. Se io in un'ora mi faccio 70-80 livelli, mi faccio 70-80 skill e ho finito il mio albero skill, e dopo mi dici mi annoio, era solo questo che volevo far notare, grazie al cazzo, cioè capisci, questo voglio dire. Io non mi annoio perché io sono livello 10, io ho attualmente 10 livelli e posso esserti sicuro che probabilmente mi sono più divertito io che tu, perché io ho interagito con le persone, ho fatto pagare le tasse, stiamo facendo l'esercito reale, dobbiamo fare un torneo, le persone, i guerrieri del regno combatteranno per scegliere il generale, ho parlato con le persone, abbiamo dei progetti in mente, abbiamo parlato di tutto quello che può succedere. E qui capisci che io, livello 10, mi sono più divertito di te che hai fatto 80 livelli stando lì a uccidere mostri. Ma non perché tu sei stupido o io sono intelligente, è che io sono una persona che si immedesima e entra nel personaggio. Ma non vuoi mancare, perché come ho detto non sono mai fatto RP, ma mi sto impegnando per farlo. Però come ha detto lui, il Kraken è potente, la mia idea non è arrivare a uccidere tutti, ma quello spronarvi ad amarvi e potenziarvi per poi attaccarmi, magari sbaglio. Sì, ma per quello che tu hai fatto, io non so quanti livelli hai, ok? Però per arrivare a battere un Kraken del tuo livello, in questo caso, se sei il Kraken, no? Faccio un'ipotesi. Non verremo né tra una settimana, né tra 2 settimane, né tra 3 settimane. Uno, ti spiego il motivo. Uno, perché non ce ne frega un cazzo di venire dove si trova il Kraken attualmente. Non abbiamo... Non mando i miei uomini a 7000 blocchi per uccidere qualcosa che sta a 7000 blocchi e non è una minaccia. Per farti capire, noi sono nati pirati intorno a noi, loro stanno facendo le loro cose e attualmente abbiamo il via libero scambi commerciali, non siamo ostili. Ci sono 3 fazioni, non c'è ostilità. L'ostilità può nascere più avanti, in base a quello che facciamo e come ci comportiamo. Il discorso è che tu, anche se ti metti accanto a noi, non verremo mai a combatterti. Perché, ripeto, non c'è interesse battere il Kraken attualmente per le grandezze del villaggio. 2. Non veniamo a uccidere qualcuno che è letteralmente 100 livelli e noi ne abbiamo sì hanno 4 truppe contate che non hanno manco ancora la caserma. Ti sto facendo capire che noi stiamo giocando, stiamo ancora costruendo la caserma dell'esercito.
Siamo ancora all'inizio. Tu sei letteralmente a 4 mesi del server. Questo vogliamo farti capire. Semplicemente. Niente, Dan, è stata nerfata drasticamente la moneta ed è stata nerfata la carry on. Ora dobbiamo solo testare nel server a mezzanotte se sennò sta funziona il... se funziona il nerf. Io ti ho buttato la cosa. Non stiamo dicendo che devi saper fare l'RP, eccetera, però te la butto proprio a cacciare. Bastava un attimo, un pochino usare un po' la testolina. Non sei bravo in RP. Ti piace il mondo esplorativo. Ti piace trovare tesori. Avevi due opzioni per questo tipo di gioco. Uno, stavi per cazzi tu a fare i cazzi tu. E non avevi contatto con nessuno. E ti arrangiavi come fa il goblin, che si è fatto una casetta da solo, però viene nel nostro villaggio ogni tanto perché ha paura, è stato cacciato dal clan dei goblin, è piccolino. E lui si è creato tutta una sua storia. Anche tu, quattro blocchi, ti climavi la zona e vivevi da solo come un solitario. Uno. Due. La seconda cosa importante. Allora, Dan, le casse le puoi spostare con un apposito dolly, cioè l'oggetto di questa mod qua delle casse. Due, gli alveari... no, non credo. Secondo punto. Già te ne ho dato uno. Secondo. Arruolarti nell'esercito. Cosa più semplice che puoi fare. Tutti iniziano con una tipologia di questo RP. Guerriero. Combatti. Servi il re. Prendi lo stipendio. Arrivederci. Ammazzi persone. Ammazzi mostri se ti viene richiesto. Vai a minacciare a chi devi minacciare. Terza opzione. Che magari un po' entri un po' nell'RP. Tre. La terza cosa è potevi entrare in una gilda dove organizzano le missioni, fanno le esplorazioni e dividono i bottini. Ok, ho trovato un'idea carina, però se non siete interessati ad attaccarmi non ha senso, anche per il fatto per la difesa di potenza, su quello hai ragione. Non stiamo dicendo che la tua idea è una merda, stiamo dicendo che attualmente non puoi pretendere che veniamo da te. Se ci vedrai venire da te è tra un mese. Questo volevo farti capire. Minimo, però. Allora toglila completamente. No, perché possiamo prendere persone in braccio. Perché dovrei togliere qualcosa che posso prendere persone in braccio. Abbiamo tolto i blocchi. Semplicemente. Abbiamo messo su pick all blocks false. Semplicemente. C'è la whitelist, se volete c'è la whitelist dei blocchi e possiamo mettere alcuni blocchi nella whitelist senza problemi. Mi dite l'entità e li mettiamo, non è un problema. Mettiamo sulle api e mettiamo su alcune cose utili. Perché era utile per le casse sbagliare, gli animali li puoi prendere, l'unica cosa che non puoi prendere sono i blocchi. Basta. Cioè non è difficile capire. Animali, persone, c'è da tutto puoi prendere. A questo punto basta totalmente in whitelist gli alveari e posto. Sì sì, mi sembra solo stronzo entrare in un server per poi non fare RP. Ci sto provando ad avere anche l'idea di fare parlare della foresta essendo in bosco. Ma non è un problema che tu non stai rovinando l'esperienza a nessuno. Quello che ti voglio far capire, se tu vieni e dici un po' mi sto annoiando e io ti devo rispondere in modo più semplice e onesto possibile. Grazie al cazzo. Cioè capisci quello che voglio dire. Pure Carlo è venuto a farmare, si è ripreso i suoi livelli. Già è 80 di vita. Cioè, che senso ha? Se tutti quanti siamo stati resettati i livelli, dobbiamo andare di testa e dire ok, dobbiamo fare livelli, farmiamo, niente, ripartiamo da zero. Però sto facendo un esempio. Se io mi metto a fare di nuovo i miei 40-50 livelli, ok, ho recuperato i miei 40-50 livelli, però è meglio che lo faccio adesso, perché ci sono le skill, posso vedere meglio le cose, posso pensare meglio, posso riflettere come muovermi nelle cose. Uno. Due, hai detto proprio tu, io sono... della foresta, sono un boscaiolo. Ok,
la roba dei boscaioli, la classe, mettiamo a caso hai scelto la classe boscaiolo. Cosa più intelligente potevi fare? Aprirti un'attività tua del legno. E produrre carri, potevi produrre carri, potevi vendere legno, mobili, potevi vendere tutto. Vendi mobili. Potevi fare come volevi. È quello che voglio far capire. Metti almeno gli alveari che un po' cagano il cazzo quando tagli gli alberi. Lo so, però dico nel senso, non so il codice, non so come si mette quell'ID. Poi lo cerchiamo, non è un problema. Non so se devo mettere l'ID, ma penso di sì. Devo entrare nel server per farlo. Dopo lo faccio se volete, tanto devo solo riavviare il server, non è che mi costa molto. Testiamo un attimo, vedo l'ID, entro nel server, vedo l'ID. Intanto riavvio per salvare le informazioni e testare un attimo se funzionano le cose. Quello che abbiamo scritto. Ma tecnicamente dovrebbero funzionare. Solo che non so se devo passarla anche a voi sta roba, è quello che mi viene dubbio. No, è una cosa del server. È un'impostazione di tutto il server. Ma tu ce l'hai anche tu nella config sta roba, capito? Non so se va a influire. Tecnicamente non dovrebbe, perché quello che ne server legge. Esatto. Cioè è come se fosse, è come la difficoltà del server. Se tu metti difficile, tutti i giocatori sanno quella condizione che il server è difficile. Non è una condizione singola. Sì, questo sì. Allora sì, funziona così. Sì, tecnicamente sì. Sì, ma a quel punto non so che fare. Sarò io, ma andare con un andamento lento non mi piace. Comunque ci ripenso su tutta questa cosa. Ripeto. La sincerità è che devi fare ciò che ti piace sicuramente, ma fare 70-80 livelli significa in un giorno, significa che tu tra una settimana non verrà più nel server. Non perché ti bagniamo, ma perché non sai più cosa fare, perché è letteralmente giocato vanilla. Questo stiamo dicendo. Allora io quando, se tu entri in un server, ok, per esempio, se io entro nei minigiochi, sai, ci sono tutti quei minigiochi eccetera. Facciamo una cosa. Se sei in RP, se hai un server minigiochi, sai che il minigioco è ripetitivo e quello fai. Se entri in un server RP o un server moddato, sai che se fai determinate cose, delle mod o come funziona il server, ti diverti 10 volte di più. Perché ripeto, quello che hai fatto è un po' come giocare vanilla. Ma chi è che si sta per busca qua sotto? Come sei bello. No, comunque... Cosa? Vale, cioè... Per me è la cipolla. Se posso parlarti fuori RP? Sì, vai, dimmi. Stiamo già facendo. Yotto che è andato a spifferare tutto a Ibiza non ha il minimo senso. Cioè, prima li denuncia e poi dopo va di... non ha senso. Non ha senso. Come ha spifferato tutto? Come vuole lui. Quando tu gli hai detto se nel caso di... Sì. Sono stato un po' sul vago, però lui l'aveva capito che era per Panzer e Pizza e ne abbiamo parlato. Ne hai parlato? Alla fine ha detto... Vai, dici. Ne abbiamo parlato e alla fine ha detto una cosa del tipo adesso devo andare a parlarne con certe persone. E è uscito, io ho visto dalla minimappa che stava insieme a... Stava vicino a Zone Pizza, quindi gli sono andato lì vicino e ho sentito Pizza che gli diceva cos'è sta storia del... ma in che senso, da che parte sto, se c'è una guerra civile? In che senso Gabri vuole fare la guerra civile? Ma che cazzo di senso ha che lui è andato a dirglielo in RP, se all'inizio ha fatto lui la denuncia iniziale? Ma non ha senso. In che senso tu vuoi iniziare la rivolta? Se stavi vicino a me che stavamo parlando tutti e due? No, allora lui è andato a parlare di Pizza, del fatto della rivolta, eccetera, eccetera, no? Sì. Yotto è andato a parlare a Pizza sperandogli tutto, praticamente. E sta cosa non ha senso. Ho capito, ma cosa c'entri tu che tu vuoi fare la guerra civile? Perché loro dicevano così, loro parlavano della guerra civile così, no?
e ha messo in mezzo me, perché ovviamente ero io che gli stavo dicendo tutto. Però non ha senso, perché c'è, cioè, nel senso, il lui a denunciare i due e poi gli va a spifferare tutto, non ha senso essere più parlando. Però vabbè, dai, basta, vabbè. Vabbè, abbiamo capito che è un clown, questo è un po' come... Cioè, non ha senso essere più parlando, perché ha rovinato, cioè, nel senso, prima viene a spifferare tutto e poi dopo vai a dirgli che ci hai spifferato tutto. Ma la senso, cioè, non ha un granché senso, però vabbè. Boh, anche io sono confuso da questa cosa, sinceramente. Non ha avuto per niente senso, ma vabbè. Vabbè, abbiamo capito che Dani è un... È un clown. Sì, infatti do super ragione. Io sono così, comunque al momento sto solo cercando di sbloccarmi le skill per le armi della Catalyst, che mi piacciono troppo. E quindi tutta sta storia adesso è andata a puttane. Vabbè, comunque. Vabbè, poi ne parliamo meglio, dai, cerchiamo di risolvere poi. Appunto, tu stai sbloccando le skill per usare l'arma della Catalyst, che è quella una delle armi più forti. Questo è che vogliamo farti capire. Cioè, letteralmente, tu sei già la fase finale del gioco. Vabbè. Cioè, vabbè, fase finale no, perché non è l'arma più forte, è una delle armi più forti. Definito. Cosa? Potete venire un attimo quando avete finito. Va bene, sì, veniamo. Ciao, comunque, Ricotta. Sei come me. No, è la... uno in dai. Sei come me, una ricotta, mi piace. Boh, comunque ne parliamo dopo, adesso fatemi continuare qui, dai. Signorina, che fa? Si ferma? Stavo scrivendo. Ah, ok. Dicami. Siamo belli, io trovo sbaglio. Tieni i danni? Eh? Oh, che figo. Questo ti sta facendo concorrenza, questi due? Come si fanno i piatti? In effetti avevo dimenticato anche quel dettaglio, che potevo mettere. Una, due, tre, e brindiamo. Ehi, volevo brindare. Ho l'inventario pieno, quindi non potevo prenderlo. Vabbè, comunque, come se l'avessi preso. No, dai. No, basta, aspetta, prendi. Appoggiala sul bancone, sul tavolo qua. Ah, no, ok, allora. Presa. Se no la pasta che basta appoggiare. Vai ragazzi, subito. Aiz, aiz, aiz. Akala, akala, akala. Vai, aiz, aiz, aiz. Akala, akala, akala. Accosta, accosta, accosta. Metto da naso posto. Yeah! Madonna. Sempre fatta questa. Oh. Astemio, ma tu non eri Astemio. È un omaggio della pasticcera. Ma quando è offerta va bene. È un figo chiamarsi, è una figata chiamarsi di cotto. Qua dentro. È un omaggio. Ah, come non sai cosa fa? Ma che è stato a fare qua? Signor Doge, c'è un ragazzo. No, devo parlare con lei urgentemente. Urgente proprio. Se fossero ubriacati. Ma sì. Siamo ubriachi noi, che cazzo è? È importante. È un dettaglio. Sì. Dica. Non ho capito. È una posta di gioco qui, andiamo. Fammi andare. Daimon, vieni con noi. Vediamo se. Te l'ho andato a tutti, dai. Ma è andato dalla... tutti, solo io. No, io sono. No, sono il diretto interessato. Comunque su Discord ho scritto voglio partecipare. Ma questo server che stiamo giocando? Ma per caso sei amico allora, di Cursed, eccetera? Signor tesoro, qui sono uscite le cose veramente molto gravi, eh. No, ma sì, sono ubriaco. Allora, è successo questo fatto così. Tutti zitti, fatemi parlare ora. Insieme. Fatelo parlare. Allora, il signor Simon è entrato nella casa del barone senza permesso. Lui dice di aver sentito il signor barone e il signor Altrubal e il signor... Ma che si chiama? Ma che? Asdrubale. E il vesco, apposta. Ah, il vescovo voglio fatica. Di parlare di un conflitto contro di lei, Doge. Io mi astengo da questa cosa. Allora, signor Doge, mi è arrivato il signor qua Simon a dirmi che vuole organizzare una rivolta contro di lei, se va al tesoriere. No, è successo tutto. Allora, Simon, tu che cosa mi hai detto? Non ho capito. Ma tu sei tutto il signor Simon vuole organizzare una rivolta col tesoriere contro di lei.
Ma che cazzo sta dicendo? Ma quello è ubriaco. Quello non sta bene con la testa. Quando della spider. C'era un processo qui, via Venta. No, no, aspetta, fatemi uscire un attimo fuori dall'RP. Aspetta, fatemi uscire un attimo fuori dall'RP. Cioè, Daniel, ma tu sei imbecille. Cioè, questo è il mio braccio destro. Tu sei andato a dire che lui sta organizzando la rivolta contro il mio braccio destro. Ma sei scemo? Ma sei più ubriaco di me che ho preso la birra. Porca puttana, lo vedo, vedo 10 Daniel, lo vedo. Ma che cosa? L'ho capito un cazzo. No, no, ma io penso che... Allora, tu hai detto che... Vabbè, vabbè. Che cazzo va la fare? Maglio, avete l'ammazza calabrese? Aspetta, ah no, no, aspetta. Nel nome di Cristo, dell'antico Dio, è il momento di punirlo. No, non l'ammazzare, non l'ammazzare. Grazie. Anti-arabi, perfetto. Wow, wow. Passiamo. L'arma giusta, basta. Ma c'è l'anti-arabi. No, fermo, fermo. No, non uscite, aspetta, è Zalda. Alex, sei cattivino. Eh sì, è una regola, è normale, ancora non so come funziona. Devi imparare a picchiare i deboli. Ancora una regola. Come andare avanti, ma qua? Perché questo ha detto una cosa veramente... Non lo so, non era quello. Ma tu sei scemo, tu sei invece, tu non hai capito un cazzo della mia. Allora, lui viene da me. Dice. Allora, ero fuori RP, sto parlando con lui e parlo sono stato arrestato. Fuori RP. Esatto. Poi? Fuori RP, poi dico, frate, scusa, io che cazzo devo dire? Allora, in base al regolamento, fuori RP non dovresti mai parlare nel server, ma sempre fuori dal server. Viene tutto. Vabbè, però due, ok, io lo faccio, ma io sono il proprietario e faccio il cazzo che voglio. No, vabbè, ma ci stava in quel momento, ci stava. Non so cosa fare in quel momento, capito? È che con un allora, Ricotta, io non ho capito un cazzo, tu devi entrare su Osiris o Age of Dragons, perché Whitelist è solo Osiris. Age of Dragons, se viene, è un altro server. Prima, ok, vai. Tu di tutto quello che stavamo dicendo prima hai capito che... Allora, facciamo conto che tutto questo non sia mai successo. Quello che mi ha detto. Osiris è questo. Ah, ok, perfetto. Perché io ho due server. Ma infatti lui ha detto che... Sei un altro server, si aspetta a mezzanotte. Ha sentito che il signor Felipe... Faccio vedere l'altro server che senza whitelist. Eh? Eh? Allora, Simon, state zitti però, fate parlare, oh, fate parlare un boss, che cazzo, vai, vai, Savasta, vai. E sennò finisci in caciara, no, vai. Scusa, ma aspetta, Shiro Milena, vai, che Savasta ne era da te. No, non state di Savasta, cioè a me ha detto una cosa ma capite, diversa, questi qua stanno dicendo cose diverse, questi qua stanno discando. Sì, voglio scansare ammazzare. Ha sentito, Felipe e Barone parlare di un conflitto contro di lei, non ha detto che lui, ha capito? Giusto, Simon, confermi? Si ha detto tesoriere, esatto. Ma sei scherzato. No, non ha detto così. Ma com'è possibile? Ma se io ero al comune? Oh, Simon, si può tutto scemo. Ma questo, ma dici cose sensate. Allora, io faccio il recapitolo, così capiamo un attimo. Pizza, te lo chiedo io. Daniel ti ha detto testuali parole che Gabri sta organizzando una rivolta. Ma voi mi stavo andando sopra la casa di Bebbe, mi ha detto una roba del genere. Ok, perfetto. Quindi Daniel si fa le canne. Io la parlo. Ho capito, non volevi intendere, mi hai detto questo, io non ho capito un cazzo. Non so come spiegartelo. Vabbè. Insomma, non sapevo che tesoriere era un rivoltoso adesso. Grazie a cazzo, Daniel. Sì. Sì, io segretamente voglio diventare il nuovo Dori. Cioè, tu hai fatto l'unica cosa che non dovevi fare. Cioè, praticamente, solo una cosa non devi fare è andare da Felipe e dirgli sta cosa. Tu hai fatto proprio quello. Ma dai, bravo. Ma chi fa? Ma si può uscire? Sì, ma tu vai, allora, pure se fai fuori RP a parlare con Pizza, qualsiasi cosa. Ma... Allora, io ti faccio capire quello che hai fatto tu. Sei andato a contestare Felipe e a Sdrubale che loro complottano, eccetera. Poi due vai da Felipe, anche fuori RP, non dovresti tecnicamente... A dire stanno vedendo di fare il complotto contro di voi. O si scema o si c'è ancora, no, non ha detto questo. Ok, però sto facendo quello che sta dicendo lui nella sua testa. Cioè, è stupido, capito la cosa? Cioè, anche... Ah, voleva mettercelo nel culo. Capito? Sì, però io Sdruba, io e Panzer, no? Panzer, già abbiamo chiacchierato di una cosa che potrebbe succedeva sì, qualcosa. So. Ok, ma Panzer non è che vado da Panzer e gli dico, Panzer, lo sai, domani ti stacchiamo la testa. Capisci? C'è un limite di cose da dire anche fuori RP. Ma non era fuori RP, però non ho capito un po'. Ma è lo stesso. Una giù, un consiglio.
Non hai aiutato nessuno. A cagare, dai, non è che sei mio nipote, Dani, sono stupido anche io come lui. Sì, certo. Io perché vado da pizza e dico pizza, lo sai, ti voglio sgozzare la testa. Non è che... Non è che sei meglio, eh. Ma anche abbiamo scelto il peggiore... Cioè praticamente chi ha Daniel nel team praticamente è quello più debole. È penalizzato, no. È penalizzato. Vabbè, facciamo conto che tutto questo non sia mai successo. È l'unica cosa che sono a finire tutto in caciara, Beh, io vado a farmi il bagno nella tua vasca, okay. No, ma non è questione di non è questione di caciara. Io non capisco, no, il collegamento. Perché Gabri dovrebbe complottare contro la corona, che praticamente è quello più favorito a diventare sindaco, no, di Black Hole. Ma l'hai detto, Dani, ma ti sarei sbagliato. Ma io ho capito quello, no, fratello, io non volevo dirti questo, cazzo. Ho capito, che cazzo è ciò che non volevi? L'hai detto, sto cercando di spiegarlo in modo più facile, però cazzo. Sì, ma io ti faccio sta cosa. Perché si chiuda a dire un nemico tuo è quello che vuoi fa? Ma si stronza. È una tattica di... Cioè, terra, capisci? Porere P pure. Cioè, è ancora più grave, vedi? Cioè, è come se io no, vado da Gabri e dico, Gabri, wow, Panzer... chiama Ben, va a vedere gli animali che c'ha, 100.000 animali a posto di 1.000. E poi vado da lui e dico, Panzer, ma sai che ora arriva Ben ad arrestarti perché hai 100 animali? Cioè, anticipa la cosa, io, cioè, l'anticipa. Cioè, grazie. Voglio farti capire che hai fatto questo, praticamente. Che poi che quello che gli hai detto, no, pure, no, a pizza, non è manco vero. Capì? Infatti, Cioè non che non è vero che non ci sia niente, è proprio quello che ha detto, non, è, cioè, non c'entra proprio un cazzo. Ma tu ti fai ancora delle domande, però io qua devo bermi un po' di birra perché Daniel, però birra in vita reale. Sento meno dolori e sento meno stronzate. Secondo me tu, meno parli meglio. Ben il tesoriere, io che voglio fare una rivolta, no? Cioè, Ben il tesoriere, no, io Ben è il tesoriere, Ben è il tesoriere. Però la cosa divertente, loro vogliono fare la rivolta, ok? Contro chi poi? No, no, non è contro chi, mentre io sono di presenza stavamo parlando. Sì, vanno un po' in mi hai detto se volevo unirmi o cosa no, volevo fare. No, ti ha preso il bicchiere, bastarda. No, non hai capito. No, noi abbiamo parlato anche al Doge di sta cosa, quindi noi gliele abbiamo detto che noi stiamo complottando contro di loro. Vabbè, io... No, ma non è questione di complottare. Ma che complotto? Vabbè, io sono il capo dello Stato, faccio complotto. Ah, poi io poi? Cioè, capito? Sì, dai, che devo andare. Io. Che poi che non c'era nemmeno Carlo in realtà con noi. Abbiamo solo... Io ho fatto solo un anno... lasciate perdere lo stesso. Tanto rumore. Fra, ma vuoi sapere cosa ho detto? Ah, ma te lo dico, perché quello che ha detto Daniel non ha senso proprio. Io ho detto, c'è una Daniel. Daniel, in caso di rivolta, con chi saresti alleato? Cioè, giù di fedeltà al regno? Basta, solo questo gli abbiamo detto. Cioè, dimmi tu, Kiss, Belbrun, Ven, Gabri e Carlo Sanacen a rivolto. Orere P pure. Ma non è quello. È grave, perché giustamente gli hai detto una cosa che noi stiamo, che magari potessi che stiamo facendo, eh? Allora, non hai capito. Noi vicino a Daniel abbiamo testuali parole. Ha detto Daniel, Simon, che tu sei un vescovo di Sircana. Se dovesse succedere la rivolta, giureresti fedeltà allo Stato in cambio di una cosa, ok? Non vi dico questo. Ah, ecco cosa intendeva. Non ho capito. Basta, questo gli abbiamo detto. E questo ha detto tutt'altro a loro che noi stiamo facendo la rivolta contro lo Stato. Cioè, capito? Io mi autorivolgo. Tu attacchi lo Stato, capito? Tu attacchi te stesso. Dopo questo, ragazzi, prendo le stampelle. Sono io stesso. Guardate un attimo il live. Dopo quello che ha detto Daniel, guarda cosa sto facendo. Prendo le stampelle, perché è l'unica cosa che mi aiuta a muovermi. E spaccaggi in capo. Prendo le stampelle, mi alzo. Scusatemi. Perché? Scusatemi se sono in mutande, raga, ma non posso mettermi niente. Intanto, raga, vi faccio vedere la mia coscia. Com'è bella. No, non riesco a alzarla, scusatemi. E vado ufficialmente a prendermi un bicchiere di birra, perché Daniel, mi devo dimenticare quello che ha detto Daniel. È la droga. È un po' difficile, cioè, che ti dimentichi di sta cazzata. Ma dai, io non vorrei dirlo, ma la birra ce l'ho io di. No, nel senso che va lui a prenderlo nella realtà. Non sono preso da Covid perché io ce l'ho detto. Comunque, qui la prima.
Comunque c'è Yotto. Ah, la mia armatura. Quella lì è mia. Yotto sei un cazzo di clan. Poi per favore prendere una cassa e farla vita e te, almeno così. No, ma tu non è che l'hai ho capito male, hai detto questo. Sì, dobbiamo prendere una cassa nuova. Ok, dobbiamo prendere una cassa nuova. Spostami tu a casa, visto che tanto non c'è più nessuno. Sai, ho scritto questo, poi non so se l'hai detto male. Sì, infatti io l'ho portato a casa. Però lo spazio diminuisce, mi passi un armor stand, perché tra tutti te non so come metterli. Un armor stand? No, armor stand, scusa, è lo shop. Ma erano shop miei. Ah, ok, no, allora no, me lo compro quando c'ho voglia. È un braccio destro, tu ce l'hai un braccio destro. No, comunque ragazzi, io direi di cancellare tutto quello che... Vabbè, Gabri, dai, se vuoi facciamo una ricorda. Per forza devi cancellare, sennò no, rovina tutto. Mi pare un'enorme cagata e quindi voi non sapete niente voi. No, ma tanto non ho capito anche. Facciamo un reddito di tutto perché non è assurdo. Tranquillamente non ho capito un cazzo comunque. Anzi, io voglio parlare. Ma cazzo, tu parla che sta zitto di sta. Facciamo un reddito di tutto perché che è assurdo. Gabri. Ma tutte e quattro, io vedo così di tutti. Vabbè, tanto le faccio un po' di... Oddio. Però penso che sarai super nauseata, semplicemente. Dove a te? Mamma mia. Mamma mia, che clown. Perché non la tocco? No, non mi hai proprio preso. L'ho preso, l'ho visto. Aspetta, guarda, scusa, guarda un attimo. Adesso. Mamma mia. Un pezzetto. Ma io vedo che io. No! Fermati, mi rovina il fatto. Ma non è più stella. Ah. Perché? Fatto. Ma che sta facendo? Io ho bevuto. Ma che cazzo di caldo? Io ho bevuto 4 birre e non è tanto. È più pesante quell'altro nell'altro senso. Ok, raga, io penso dopo questa. Dopo questa cringiata, io direi che sia il momento di salutare Osiris. Questa giornata è stata un po' così, ma venerdì ci dobbiamo impegnare. Cazzo andiamo duro. A ubriacarci di là. Andiamo a ubriacarci di là, bravo. Ma in realtà stasera è stato divertente. Sì, dai, è stato divertente. Quest'ultima cosa di Yotto è stata una cosa... Vabbè, anche altre cose che tu non hai visto. Vabbè, vale, è uscito quello che è uscito. Allora, io direi una cosa, ragazzi. Non fidatevi mai di Daniel. Mamma mia, veramente. Ragazzi, ma perché io ero stanco? E parte quindi non mi... Eri stanco. E lì non... Beh, vado al comune, ci sentiamo tra poco. Addio. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a chi va. Aspetta, io preferisco sempre stare qui quando stacco. Qua davanti al mio comune, alla mia nazione che nessuno mai mi porterà via. Il mio tesoro. Il mio tesoro. Riavvio un attimo la live che mi serve il video. Devo fare pipì.